Siete lì e dopo aver sentito questa voce provenire da, da sopra, forse di voi o da tutto intorno, quest'ombra che, che vi occludeva la vista, e eccetera, non, eh, non scompare del tutto, però sembra svanire. Rimangono degli angoli d'ombra. Notate che sembra essere passato forse un po' più tempo del normale. Infatti ci sono altre due persone ad un tavolo e alcune che sta mangiando addirittura notate <coughs> in un angolino in questo momento dall'altra parte dove siete si apre una porticina dall'esterno ed entra un, un tizio tutto strano sembra un umano o forse un mezzelfo perché è un po' incappucciato si toglie il cappuccio vedete che è un bel mezzelfo con le orecchie a punta e con una barba con un pizzo che porta una, una, una scatola di legno apre quella scatola di legno e vedete che estrae un, sembra forse uno strumento con delle corde eh, agganciate a dei piccoli tasti non l'avete mai visto prima eh, però vi sembra uno dei nuovi strumenti che vengono chiamati piano e lo vedete che esce comincia a montarlo comincia a stringere delle corde e il mezzorco il capo eh, Galtrak-Walfrad che vedete il proprietario, che vedete che era lì sulla vostra destra, sembra essere sopito come, come se fosse addormentato, okay. mentre c'è un altro gnomo lì vicino a lui che sta mangiando il cinghiale che avevano portato. È come se in quell'attimo fosse passato più tempo di, quanti, di quanto siete lì. Notate che il fumo che usciva dal cinghiale, come se fosse appena cotto, non c'è più. <coughs> Ragazzi. E, e no. era un o no? un namo? un mezzelfo. Era quello, e c'è cioè un mezzelfo che ci sta praticamente uh, vicino al tavolo, no? Con questo strumento, no, non proprio vicino, sarà 4-5 metri. Comunque, il, ah, il cerbiato è abbastanza grande, ah, okay, considera okay. che c'è okay. anche no, tutta io, la parte sopra. Io pensavo che fosse venuto per farci una sorta di de... no, no, no. De... Sembra de... essere de digitata, okay? arrivato da uno stanzino in cui apriva su una piccola eh. zona dove c'è, sembra un... una sorta di palco. Uh -huh. Però non è, è... semplicemente una parte rialzata Leggermente sì, sì. rialzata avete, mettendo... avete... sentito oh, anche voi? Sì Cavolo, sì Ma vi hai ricordato qualcosa, qualcosa? Aspettate un attimo Albert, hai sentito anche tu? Una voce? Sì, ho sentito Potrebbe ho sentito. essere no, qualcosa no. nel vino, ragazzi Scusatemi È successo dopo che abbiamo brindato, quindi... A cosa... No, cosa è, posso... è successo no. prima che bevessimo Non lo so No, dai. non può essere il vino... E no, anche, anche se fosse una droga, non potrebbe mai fare effetto così velocemente, no, non credo. Era come. Anche voi avete avuto la percezione che il tempo si fermasse e rallentasse. Sì, ma quanto tempo siamo rimasti in questo stato? Ormai eh, il beh, cinghiale sì. è freddo considerando esatto il cinghiale ma considerando anche la stanza vedo che c'è della gente nuova vedo che eh, si è spostato anche qualcuno ma sa saranno passati tipo minuti una roba del genere master io ho mai, ho mai sentito quella voce posso tirare super eccezioni tira su memoria ah, su memoria posso farlo anch'io? sì sì, eh, sì. sì. sì se posso farlo anch'io fai fatelo tutti a parte Albert ha fa senso farlo per me giusto no? Esatto. no non lo faccio 17 Ok, eh, vi sembra a tutti di averla già sentita, ma non sapete bene in quale occasione o in che frangente. C'è forse qualcosa che non c'è più di preciso nella vostra memoria, ma vi sembra di averla già sentita. Mm. Mi ricorda Anche qualcosa voi? questa voce, ragazzi? Sì, ma non riesco a capire, è come una memoria latente. Non... Potrebbe essere legato qualcosa alla corsa della morte, alla fine è... Potrebbe essere anch'io questa sensazione che mi ricordo, ma non so esattamente. Beh, ragazzi, ora, analizzando... a te non ricordo nulla. Beh, ovviamente no, ragazzi, ovviamente almeno ricordando qui. Analizzando la situazione, è ovvio, no? È ovvio. Okay. È successo qualcosa al vostro amico, anzi, io comunque sì, ma... attendo ancora che voi eh, mi diciate qualcosa di più. Siete reduci da cosa della morte. Dite di ricordarvi qualcosa, ma non sapete effettivamente cosa. Io del resto Però... so. Will mi ha detto un secondo, caro Bill mi ha detto che dopo la corsa c'è una, una sorta di... Eh, Azzeramento okay. della, della memoria. Sì, ma la voce l'hai sentita anche tu. Esatto, però, quindi se verte... fosse legato a questo, Quindi c'è una presenza ricordo... qua con noi da qualche sì, parte. È probabile, ma a me non ricorda nulla la voce. Se a voi ricorda qualcosa, probabilmente sarà qualcosa che avete già udito nella corsa. Molto probabilmente. E tu come... Non lo so, io ho sentito, non lo so. E abbiamo anche perso percezione del tempo. Strano, cosa avete sentito ricordo. voi? Cosa diceva la, 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 la... questa voce? Uh, io ho sentito un sì venite da me, una cosa del genere, anch'io. Sì, sì. Okay. sì, venite da me. Sì, abbiamo sentito abbastanza... la stessa roba. Sentito... Era, era ah, la, la voce profondo. molto bassa. Sarà, sarà il caso di dirlo a Elbus? probabilmente uh, probabile. molto probabile sì. Guardate ragazzi, facciamo una roba qua, ora, uh, io capisco bene il vostro stato d'animo, però vi ricordo ancora, stasera ci si diverte, è, è chiaro che c'è qualcosa, un paesaggio scuro, da domani saremo in grado magari di affrontarlo, se siete d'accordo, io ripeto, stasera tranquillizziamoci, mangiamoci il sosingare davanti, ci rilassiamo, ci riposiamo e da domani si riparte, parleremo con Elbus, diremo che abbiamo sentito questa cosa... E poi, insomma, vedremo quello che succederà. Perché affliggerci ora non so quanto può essere positivo. Sì, mm. hai ragione. Potremmo. Anche perché non possiamo stare... fare nient'altro a meno che non decidete di lasciare il posto e di andare subito a parlare con Elbus. No, no, no. Sì, no. Io fame dovrei mangiare. Secondo me dovremo in qualche maniera non scordarci, quello che abbiamo detto. Tanto c'è uh, appurato questa cosa mangiamo, siamo tranquilli facciamo un po' di ore di sonno dopo e da domani si parte riduci da quello che abbiamo sentito tra le altre cose mm -hmm. eh? Va come bene, sì. la vedi? chiaramente questa sì, ragazza sì. è la mia idea liberi eh, di, eh, di confutarla eh? non ho problemi no ma io sono d'accordo fermarci ragazzi, un attimo si è qua, che ti sì. eh, è stato anche freddo quello che è noto Master è un cinghiale unico sul tavolo, come funziona la cosa? Beh, cinghialotto, c'è un coltello con cui potete tagliare a pezzi e ci sono anche dei, dei bicchieri con, uh, con la una specie di bottiglia di vino che avete lì. Una bottiglia particolare, tonda, sembra un vetro molto strano, mm -hmm. fatto a mano sicuramente. Beh, ragazzi, io, se, se permettete taglio io il, il cinghiale. Ah, siamo... <coughs> eh. oh, Ma certo, grazie Eckhart. Allora, notando, tagliare... notando la bottiglia, tra l'altro Eckhart, noti che non è stata fatta con la solita, eh, tra fusione per, con cui si fa il vetro, che tu conosci anche per creare magari le capsule che contengono l'elementia Però è di, fattura, di ottima fattura. Particolare. tagli tu il cinghiale tira con il dado da 20, per favore e mettici il bonus vigore io penso al resto um... perfetto tuo padre ti viene in mente che adorava il cinghiale quando ancora stavate bene e ti insegnava a tagliare perfettamente le fette ed è così che tu tagli perfettamente le fette e le dai sui piatti agli altri con un servizio molto preciso sei bravissimo, Eckhart eh, carte eh, eccezionali, sì, bellissime. Sì, ho fatto qualche volta a casa. Beh, eh, il vino Sì? dopo tutto quanto io possiamo No, l'ha già non è versato caffè? agli altri. Ah, già versato. versato, ok, scusate. Sì, c'è già il vino nel bicchiere. Ma se Basta voi, Allora, non, problema, cioè non esitare, eh. se vuoi anche imboccammo un po' di vino e caffè pure. Non allarghiamoci, <ride> È prendo un pezzo e sì, mangiate. Fate tutti un buon appetito e che spero sia di vostro gradimento. È mi ha detto buono. che qui eh, dovrebbe essere buono cioè, per me. È la prima volta che vengo, Sai, do, è molto buono. È Alexander, buono. Alexander, sì, è sì. molto buono. Ti piace tanto, ti piace sì, tanto. Sì. È, è ce n'è in abbondanza. C'è più di Veramente una porzione, troppo, per troppo. buono. Forse Mangia amico mio, che non si sa quando tornerai a mangiare. Chissà la domani che ci toccherà. È forse un bel po' che non mangi così bene, Alexander. Mmm. Mm. No. Eh. Sono no, non è che me ne taglio, taglio ancora, per favore. Sono normali, sì. È normale quando eh, mangi così, lui, sì. Alexander. Prego, prego, Sono prego. Sto mangiando anch'io, puoi anche servirti. Sì, sole, sì. Che lo tagli così bene. Bè, sì, non d'accordo con lui, è un taglio perfetto. veramente. Alessandro, un po' di contegno. Sì, scusate. Di te, te, te scusate, scusate. è così buono, che... Io una, cerco sempre di mantenere un certo contegno, ma quando certo. davanti del cibo così buono non riesco. Certo, però devi, devi capire che siamo in un locale abbastanza in un maggio. Mi fai un esempio, tiro io, percentuale io, per io. favore. Buono, preciso, metà. Uh, Tiramentato a 20 col bonus intelletto. Lo tieni? Lo tieni? Mm, no. Ok, ritira. Se non lo tieni togliti l'antifembole la e ritira. Bene. Ti ricordi di un, um, di un tuo amico elfo quando eri più piccola nelle, nelle tue terre quando ancora non eri stata rapita dai Friedelf che uh, allevava i cinghiali e li addestrava. Addestrava il combattimento, addirittura era un ranger ed era, un, ed era giovane. Suo padre era un famoso ranger della foglia di cui non ti ricordi il nome. Eh, addestrava questi cinghiali. Eh, al momento ti ricordi che quando diventavano troppi vecchi, poi lo uccideva e lo cucinava, dandolo al resto del, del gruppo con cui era lì. Di solito con, nella zona, nella, nella cittadella che si spostava magari tra le piante. Nella, nel clan che si muoveva all'interno del loro bosco o nella, nella città centrale dove ci stavano, venivano portati i suoi cinghiali perché erano anche rinomati. Il problema è che non ti vengono in mente il nome di queste persone, però ti ricordi bene questa cosa perché assaggiandolo ti sembra avere quel tipo di consistenza. La carne è selvaggia, anche se più fibrosa, è molto saporita. Mm. No, è veramente buonissima quel cinghiale, Molto, molto molto buono ragazzi. Tra l'altro mi ricorda, mi ricorda qualcosa quel gusto. Ah sì? Qualcosa che hai mangiato magari da piccola? Sì, mi ricorda le mie terre dove sono cresciuta. Sono mm -hmm. veramente contento ragazzi che è di vostro carimento perché, ripeto, non sono mai stato qui. Andavo a Riccio solitamente però mm. mi avevano detto che si mangiava bene. Sono molto contento che apprezziate il cibo, sper sperando apprezziate anche poi l'alloggio che dovrebbe essere rinomato tanto quanto. Sono veramente contento, apprezzo molto. Ma apprezziamo poi... di voi anche la tua buono. gentilezza. Per è allora, stato... Quando ho un attimo di tempo, una volta finito quando, a congratularmi personalmente, poi con il um, mezz'orco di prima. Mm. Anzi, vi farò anche portare qualcosa da bere. Ragazzi, stasera siete i miei ospiti. Lasciate che ci pensi a voi, eh. le porterò qualcosa da bere, qualche specialità della casa che ho già iniziato. State tranquilli, andate. Mangiate, mangiate pure. Sì, sì, sì. Mangiate, eh, anche se è un po' freddo, però è molto buono. Eh, passa un po' di tempo e finite pian piano il cinghiale. Ancora, ci sono ancora dei pezzi in avanzo, Alexander. Sei l'unico che probabilmente potrebbe buttare giù ancora un paio di fette. Di io gioco. lo finisco, e tu lo fai fuori. Ragazzi. Qualcuno vuole ancora perché io non lo no, no, eh, poi... non sprecherei quello Guarda, che è stato so grosso, ma, esatto, ma mio padre mi ha insegnato: di non bravo. sprecare mai, mai. nulla. Allora, bravo, bravo. Bravo. Oh, ragazzi, se non avete problemi, io mi alzo un secondo, sono so abbastanza appesantito. Ballo a basso, anche per ringraziare della situazione e vi porto, se desiderate ovviamente, qualcosa da bere, dopo il cigliale ci sta, secondo me. Posso fare io? Dai, ci penso io, Io non voglio bere più di così, sinceramente, sono a posto Non gradisci nient'altro, ma anche un qualcosa di più leggero, Alexander. Sono a posto così, preferisco mantenere la mente lucida io, uh... beh, beh, capito, io ti seguo Alberto invece no no non ti preoccupate vado, vado io non ti preoccupare. no no ti, ti seguo dico devo... uh, mi, mi dico molto... eh, cioè, ma... mettiamoci un con attimo con l'idea di bere qualcosina ancora allora, vedo che ti sei ripreso tra le altre cose molto contento vai, che magari stasera sei nostre, se ne no si serve non che vai a, a dormire prima ragazzi fate con comodo va bene, sapete... da... va bene? dai Sì, sì, dai va dai va Tanto, dobbiamo solo riposarci non dobbiamo fare niente oggi. Che fai? E mi avvicino, uh, non so se ancora dormi. Balfraz, uh, ah, so, hai il so, cappello sì. particolare? Sì, sugli occhi ed è appoggiato. Mentre tu ti avvicini, vedi lo gnomo lì seduto che sta mangiando anche lui ha ancora un po' di cane. Eh. Vedi che ti vede e tipo gli dà una mezza forchettata sull'avambraccio. Vedi? ma Che! Alza e il Balfraz. cappello! Sir Cosgrave, guarda, salve. Per, Spero <coughs> mi perdoni, ero un attimo sopito nei miei pensieri. Eh, ma no, vorrei no, ma... chiederle come le è sembrato il cinghiale, era guarda, buono? Guarda, perdonami, te perché stavi dormendo, non mi sono accorto. Vengo giusto appunto no, a dire: no, ero che solo Cinghiale, si sì, dica cinghiale, la, la fine del mondo, buonissimo, una roba guarda, veramente buono. E eh, di sono ci credo mio fratello è bravissimo guarda ringrazio tuo fratello veramente fai una roba toh. e gli butto gli lancio una moneta d'oro vedi che, che... che lui guarda il mezzorco e lui fa mm. va, va, va. grazie va, da, da, oh, mi raccomando dal fratello poi è tra no 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 certo grazie allora, grazie ser grazie, farà. grazie farà. ser ma roba adesso guarda facciamo anche la via il gnomo se ne va via per terminare la cena, uh, e mi giro verso i miei tre compagni per capire che stanno facendo, se mi stanno guardando, se mi stanno ascoltando. Se stanno... Per capire che stanno facendo, se sta facendo un cazzo. Stanno guardando, stanno, si stanno un po' guardando. Non parlano, in giro... realtà, non, non no. fanno niente. Un po' così, Guarda, tranquilli. Sì. C'è ancora Alexander che mangia qualche pezzo di, di carne che finisce. e sì, anche io mi giro verso di loro. Eh, così per Fai la roba. Sì, allora. mi dica. Sir. Mi può Dopo che ci, ovviamente ci sgombei dalla uh, lì nel, Lo faccio costo, fare immediatamente, lì. già lo eh, sa. È andato io, al mio cioè, ragazzo. Ma se poi è possibile, la ripulita al tavolo, perché abbiamo fatto. Assolutamente. Il sì. gare era talmente buono che c'è lì Alexander che si è praticamente si certo. è mangiato anche le mani. Ora, Grazie, eh, mi sir. porti. Sì. Per, per, per il tecno per Hector lì, per il ragazzo, non il paladino l'altro. Porta oh, qualcosa da bere e porto una, una, bottiglia e, che... che vuoi, una bottiglia di vino? Ma porta quello che vuoi, una bottiglia di vino, una cosa buona. Mi raccomando, non facciamo fare brutte figure. Ha qualche di vino. preferenza no, una particolare? Eh. No, porta un bicchiere, una bottiglianza da bere da solo, una cosa tranquilla. Non... Bicchiere, Bene. di vino, quello per le, eh, che ma per fa? tutti lo stesso? O... No, 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 no no per me lo stesso. Di per quello che è, non è un problema. Mentre ti chiedevo se magari um, non so, questa è una domanda che ti voglio porre: un po con discrezione. avete per caso un um, Legendre Elfico? So. Sì, 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 ne abbiamo una, una, una piccola riserva, una piccola botte. Quello, le devo dire, Sir Cosgrave, è un'eccellente scelta. Un'eccellente l'elandel elettrico, allora fai una roba, me lo porti per la per l'elfa l'elegand elettrico ah, per l'elfa. Oh capisco, capisco, sir. No, no, no non, non capisco. Non, non capisco troppo. Non, non, ca non allora. so nulla, Sir Cosgrim, non so nulla. Ok, quindi siamo d'accordo, ok? Quindi siamo due robe per me e una eh, Allora, porterò due calici mm. di Lino Argenteo. Uh, per Beh, voi eh, due eh, e no? quello che sappiamo noi invece verrà servito alla signorina mentre invece per il ragazzo che ha mangiato a quanto guarda, pare guarda Albert mangiato... dice ah, che non vuol niente vuol rimanere lucido portagli qualcosa che non sia alcolica vedi te insomma un dolce un dolce un dolce un dolce, sì, un dolce. Fa, fai te insomma un dolce sì Porteremo eh, la granulata zuccherata, certo, mm -hmm. assolutamente, una granulata. delle nostre specialità, la granulata è molto buona. Valtazio. grazie ancora una volta. Grazie per come ci hai trattato, grazie per il cibo e grazie per quest'ultima roba che ti ho chiesto. Torno dagli altri, eh. piacere. Torno dagli altri. piacere vedi è che dove? lui si sistema un po' e si alza e entra anche lui nelle cucine. Ah, mi raccomando, ultima cosa ricordati di sgomberare il tavolino a immediatamente, eh. vedi, lo ripeto, perché veramente. E ah, Vedi che lui vai. entra nelle cucine, dopo pochi secondi, vedi un paio di gnomi che schizzano fuori con delle cose. Eh, con degli stracci. Okay, cioè, degli stracci, lo dei stracci dei tovaglioli. Lo... Anche di be... Arrivano velocissimi. Signori, oh. eh, spero vi sia piaciuto. Eh, molto bene. Allora, vedi che l'altro gnomo prende il vassoio, se lo mette sulla testa. Quell'altro lo prende e vi puliscono. Molto precisi, molto anche educati. Sistemano un po'. Vedi che lo ti guarda Alexander. <ride> questo è per lei, signore. E vedi che tira fuori un rotolo di un panno, tutto però sembra umido. Anche caldo addirittura. Te lo mette lì da una scatoletta che portava. Eh, Le è rimasto qualcosa. <coughs> Le è rimasto qualcosa in gola, signore, non sento cosa mi sta dicendo. Eh, signore, forse non, eh, non ho capito bene. Che... Ah sì, no, ci mancherebbe. Sì, immaginavo. Un panno per pulirsi le mani. Sì, sì, lei può usarlo. C'è stato detto che serviva qualcosa. Se lo volete anche voi, lo faccio portare immediatamente. Sì, grazie anche a certo, Ma lo può fare quantità. Tito Vedete altri due gnomi che arrivano, tipo di corsa, con delle scatolette, e ve le mettono lì sopra. Aprendo le scatolette ci sono tre rotoli, sono scatole di legno. Questi tre rotoli, quando aprite la scatoletta, vedete che è fumante, quasi come se fosse stata lasciata in, una, in un foro, in una zona di vapore molto elevato. E questi tre rotoli li togliete e vi lavate, mentre il vassoio viene portato via con tutta la sporcizia. Era. Era buono, Alexander, eh? Ti è, piaciuto, ti è piaciuto molto. Buonissimo, molto ah, buono. Sono, veramente... che sono contento che hai mangiato, veramente, caro. Santissimo. Che hai gradito il cibo. Contentissimo. Ah. Contentissimo. Al fine, guarda, siete miei ospiti, sono contento che voi gradiate. Spero, tra altre cose, che gradiate eh, anche il, uh, le ultime robe che ci stanno portando. Alexander, caro, so che non vuoi bere. Io mi sono sentito libero, però, di offrirti un'ultima cosa. Poi, sei libero di non mangiarla meno? Ma ti assicuro che il dolce che ti aveva portato... Oh, un dolce. a cosa guarda? Fuori il mondo. Fuori dal mondo. Grazie, sei ti molto gentile Albert. Cioè, lo apprezzo, me Grazie, lo mangio. Cosa hai ragionato invece? Guarda, eh, ehm, ho fatto fare a lui, ho detto: Guarda, fai te, portati qualcosa. Quello che solito... Non sono un grosso bevitore. Io, eh. io uh -huh. solitamente mi affido un po' alla casa, quello che hanno. Lo... Ho detto, Guarda, porta il meglio che hai per me, per EGAT e anche per Eni, per, per, per Elfa. E ha detto, guarda, ci penso io, ma non io, quella voce che c'ha lui, e mi ha detto, io. <ride> non, so, vediamo, non so, non ho idea di quello che ho ordinato, eh, ma vi assicuro che è un'eccellenza, o perlomeno un'eccellenza a suo dire. Aspettiamo, vediamo. Spero avranno qualche vino buono elfico. Ah, spero anch'io. Ah, magari qualcosa ti porterà qualcosa elfico, si sì crede di non sì si Credo, sì. credo che, avrà, uh, che avrà fatto una sorta di selezione, no? Per me, prega, per te. Ma non dovrebbe tanto, vi vi ma qua, sia... qua la servitù è molto, è molto operativa. Ed è, è proprio in quel fare. momento che si apre la porta è della cucina ed esce lui. Esce lui, questo mezzorco molto alto, si è tolto il cappello, sembra che si sia sistemato con questo vassoio mm -hmm. abbastanza grande ma lo porta con estrema facilità. Si avvicina a voi. Signori, è un piacere avervi qua. Ecco. Ma Alfazza, piacere nostro. A lei e a lei. Vi mette due calici praticamente identici, Eckhart e Sir Cosgrave. Sentite subito l'aroma di un vino particolare, mentre, per lei, signorina. Ti mette un calice differente. Il calice che noti sembra avere la base, proprio la base del calice, che ha come dei, dei fiorellini tutti intorno ricavati dal vetro e sembra esserci anche delle incisioni che fanno risalire come, dei, come delle radici in questo vetro bellissimo che è stato lavorato chissà da chi e chissà come e all'interno questo vino che non è del solito colore rosso, ma ci sono come dei. Eh, il fondo, vedi anche come se ci fossero più, più fucsia, di un, di un rosso più acceso. Come se ci fossero dei micro petali di fiori. Lo riconosci immediatamente dal colore. Perché era eh, quello per cui tuo padre eh, lavorava. Che è eh, praticamente l'eliandra all'elfico. Un vino pregiatissimo, molto costoso. Che eh, è il preferito degli elfi. Letteralmente ed è anche forse più costoso di quello che pensavi che Sir Cosgrave con le sue proprietà tolte potesse permettersi. È davvero molto costoso e davvero molto ricercato, ha un effetto estremamente rilassante per quanto riguarda solo gli elfi. Invece per gli altri è un ottimo vino ma per gli elfi è eccezionale, mentre eh, vedi che ha un, una specie di piccola coppa intagliata nel legno, tutto particolare, con, con dei, con, come delle foglie tutto intorno, te la, te la mette davanti Alexander e ecco a lei una delle nostre specialità, il, la granata zuccherata, che forse come lei già conosce è il gran zucchero. Subito! Subito nella tua testa il gran zucchero, Alexander, questo dolce che adoravi e che ti veniva portato alla tua tenuta. Il gran mm. zucchero è questa specie di. Eh, è come se fosse un, una pagnotta di pane piena di piccoli uh -huh. zuccheri che si può ritagliare, uh -huh. dolcissima uh -huh. e cosparsa di questo, di questo. sembra essere un leggero liquore, ma molto leggero, che dà un gusto buonissimo a tutto. E si chiama uh -huh. il gran zucchero. Perché viene ricavato sia dal, dal, grane, eh, del, da, dal grano, dal pane, dallo zucchero e anche dei, dei gusti un po' aromatici che non hai mai, di cui non ti sei mai informato, ma te lo ricordi subito: tu lo adoravi da piccolo, ma saranno anni che non ne mangi una pagnotta. Questo lo mangiavo quando ero piccolo, è buonissimo! Mi fa molto piacere, signori, se ne volete altro, non vi resta oh, che questo, chiedere. Ma questo è un Eliandel Elfico? Esatto, signorina. Con il bicchiere è... tipico del, è bellissimo! L'ha ordinato io... per lei, signor eh, il Sir Cosgrave. Quindi eh, eh, deve ringraziare lui per la scelta. No, ma figurati, eh, gli il cosa. Questo è il minimo che potevo fare per te, è, col cuore. Col Se cuore. posso essere utile in quale altro modo, me lo dicano, signori. Assolutamente, chi ve l'ha detto, Bartazen ci mm. puoi lasciare adesso vedi che se ne va in modo molto, molto nobile <ride> molto <ricordo>. prendo di <ride> bicchiere in mano lo guardo un po' albert ma buonissimo Alexander, che... proprio buono buono <ride> quasi finito hai finito e tutto il gruppo <ride> ma, ma che bello che, ma che bello, eh, carta bello, tu bello, senti il profumo ti piace molto è buono Io inizio a sorseggiarlo ma è mentre che... sorseggio si sì. è bello questo uh, oh. la bottiglia che prima mi ha tirato <ride> La bottiglia che... che prima mi ha tirato, del vino di prima, mentre del... stavamo passeggiando. L'hanno portata via. Ah. L'hanno portata via prima gli gnomi. Hanno finito. avete finito ah, i due o okay. tre bicchieri e che c'erano. No, eh. Era di un vetro particolare che ti sembrava potesse tornare utile per qualche esperimento, per testare altro, gli elementi esatto. dentro. Sì, quello sì. Puoi chiedere quello. E... Sorseggio è... Buono, molto buono. Cioè... Eni eh, devi dirmi quando lo provi tu. Eh, sì, ma io ho mai provato questo vino? Non l'hai mai provato? Tempo. Non l'hai mai provato nella tua vita. Tuo padre lavorava per una produzione di questo tipo di vino, ma tu personalmente eri troppo piccola per, per cominciare a berlo. Quindi... E quando sei cresciuta nell'accademia non, non l'hai mai provato, anche perché è estremamente costoso. Viene fatto con dei fiori di cui tu non conosci il nome, che hanno proprietà anche magiche. Questa è l'unica cosa che sai, mm. Eri, non è riesco ad notare No, non riesco a notare la tua uh, gioia alla vista, ma l'hai mai provato è la prima volta che, che provi una roba del genere? Solo il profumo ti inebria, solo il profumo ti fa sentire meglio, come... è buono, è proprio buono. No, non l'ho mai provato ancora. Ma però, guarda, io non sono un elfo, come, come puoi ben vedere, però ti assicuro, anche da testimonianze, che provare quella roba là non è da tutti i giorni. Prenditi il tuo tempo, ovviamente, ma non mm. temere. Ma Dicono è... che sia uh, inebriato una cosa. È così buonissima. speciale come vino questo. Io eh. purtroppo non sono un esperto, quindi non e ne so molto. È pregiatissimo questo vino costa tantissimo. E mio papà. <ride> Guarda, hai Ho lavorato in produzione di questo vino e, e lo provo. Ho oh, amici che vorrebbero diventare Fermi il dado da 20. Ci metti tutti e tre i bonus che hai Sia bonus vigore, bonus prontezza E bonus intelletto Sommali tutti e ti recita davanti insieme L'effetto non, non ti arriva molto Non ti arriva subito Senti le orecchie Come se ti andassero quasi a fuoco, però è piacevole, un, ca un calore molto piacevole, e ti si... gli occhi ti diventano lucidi eh, perché ti verrebbe quasi da, da piangere dalla gioia. Sei, sei contenta, però l'effetto non è così forte come speravi. Però sei molto contenta di questo. Vorresti bertelo tutto ad un soffio? È buonissimo. Questo vino, è così Buone. buono? È buonissimo. Voi notate tutti eh, che le sue orecchie da normali sono quasi, non dico bordò, ma sono molto le punte sono rossissime da un momento lo... all'altro. È bello forte come Ti stanno vi diventando no? le orecchie rosse e lo bevo ancora. Senti, senti caldo? Allora devi berlo tutto e mi fai un tiro come prima, dopo di quello, ok. Adesso fammi un tiro uguale a prima. Detto, e... Ma sbaglio o è bello pesante come. Beh, basta perfetto basta che so io è perfetto. È forte. Allora, uh, devi tirarmi un dato da 4. Mm. E qua lo dico, così nessuno può dire niente. Se ti esci 1, vabbè, ormai è andato. Comunque, era in ordine eh, conseguenziale. Se ti esce 1, guardi in direzione di Alexander. Se ti esce 2, eh, guardi te stessa. Se ti esce 3 guardi nella direzione di Sir Cosgrave, se ti esce 4 guardi nella direzione di Eckhart. Guardi istintivamente, forse un po' grata del fatto che, che lui te lo abbia, abbia preso per te, e guardi Albert, che è un gran bell'uomo che è davvero un gran bell'uomo, forse un uomo così, così pulito, così preciso, così tenuto, non l'hai mai visto. Non lo conosci bene, ma sicuramente c'è qualcosa di lui che ti attira, ti attira l'attenzione, vorresti forse chiedergli qualcosa, vorresti parlare con lui, anzi senti le tue orecchie che si scaldano ancora di più. È bello, ti piace come uomo, perché è un bell'uomo, è, è piacevole. E anche come vi ha trattato, come, come ha parlato con voi, è stato sempre molto positivo nei vostri confronti. E lo sai, c'è qualcosa che ti attira nei suoi confronti. Ah, Albert, grazie davvero per, per questo pranzo e per questo vino. Era da tanto che non mi sentivo così bene. Guarda, io ti ripeto, cara, non mi devi assolutamente ringraziare, per me e per te questo è altro, e non esitare eh, tu vuoi, a, a prenderne un altro, io potrei dartene un altro, o due, tre, quelli che vuoi, ovviamente baci piano perché vedo che <ride> è bello forte, però per me... E, e uh, Albert, vicino. tu vedi che ti si avvicina perché sei, i posti: sono eh, a destra di Eni c'è cioè Alexander, a sinistra di Eni ci sei seduto, tu dall'altra parte c'è eh, tu Eni istintivamente ti avvicini un attimino ad Albert come se lo stessi ascoltando un po' attirato, attenta. Ah, con è a, al mio lato, sì, 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 tu ti sei avvicinata hai spostato la sedia, non okay. sai neanche come ti ritroverai. però voi tutti notate che Eni si avvicina mentre lo ascolta dicendo di sì, certo. Eh, sì, mi vicino all'Albert Sto, sto attaccata a lui E lo guardo eh, Bello, è, è alto, altro. è muscoloso è, è un bel ragazzo Devi capire che non ho Alcun tipo di problema A darti questo Ma anche dell'altro Questa sera, caro Enni, voglio che ti rilassi Che non pensi a quello che succederà Nei prossimi giorni Perché sarà probabilmente uh, Noi sentiamo Basta Assolutamente del sì dare. Però questa per sera voglio che tu ti senta un po' come la regina. Uh, chiedimi tutto quello che vuoi. Tutto quello che ti fa stare bene. Tutto quello che hai piacere di fare o, o di provare. Uh, guardo di malissimo. Malissimo, ma proprio male. cioè proprio lo guardo malissimo. Io sto guardando lei. Potresti <ride> tirare. Mi, va, mi su fisso in... tutto il tempo su Sor Cosgreve. Lo guardo malissimo. Potresti tirare su Intimidire anche con lo sguardo. Te lo ah, concedo eh, se eh. vuoi. Okay. Dai, qui cose, eh, mi, mi, mi vendo a dire non è che io cioè, tutti i giorni faccio così a tutta la gente che tiro faccia. su intimidire in, voi, in questo gruppo. Ho visto con tenacia due delle, delle, delle <ride> persone, delle, delle belle persone. Mi sento, mi sento contento di farti stare contenta. Guarda, veramente posso... uh, un attimo. Solo uh, Albert, sì. devi tirarmi eh, una percezione. Uh, uh, L'hai visto, l'hai notato subito, eh, mentre stavi Ma parlando... Ma notato nell'occhio o l'ho notato prima? Ma tu... Mentre stavi parlando con sì. Eni, facendo tutto il discorso, ti giri e ti spaventi. C'è Alexander che ti sta guardando con uno sguardo più spaventoso che tu abbia mai visto, forse più spaventoso degli allenamenti più duri di Will, più spaventoso mi spavento, di... Mi spavento. Ti spaventi, ti spaventi. Nell'attimo c'è qualcosa di strano nel suo sguardo un cipiglio veramente pericoloso mentre stai parlando con Annie che ti sta guardando un po' ammaliata okay. da come stai parlando ma invece ragazzi voi avete gradito, no. gradito il dolce sì um, ah. Alessandro, è gradito, vedo. Eh, Albert, sì, era buonissimo. Era buono, sono molto contento. Il... Ma sono veramente contento che stasera abbiate guarda. tutti quanti apprezzato. Albert. Il dolce caro Albert, il, no, era molto è buono bello. il dolce. Era buono, Alexandra. Mm -hmm. Sono veramente contento. tutti ti meriti questo A te piacciono i dolci, Albert. A me i dolci piacciono ovviamente, guarda, guardami, eh, solitamente mi mantengo in forma. I dolci. Guarda, Alexander, se posso, I ma dolci... ci sono dei dolci che preferisci? Uh, Ma sei già in forma, ehm... Albert? Non, non, non ah, ti devi preoccupare no, non della tua forma. Di sì. che, mh, troppi dolci, Alexander, poi fanno male, come te lo dico. Qualche volta in occasioni particolari un dolce me lo prendo, me lo mangio e, e ne godo a pieno. Però uh, solitamente non mangio quelle robe là, insomma, un po' pesanti, come te lo devo dire. Mm. Mi, fai farebbero fai 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 fisico, anche... mi farebbero male fisico, capito? Mi farebbero male... Ma, ma un se tonico. un dolce ti piacesse davvero tanto, lo mangerebbe dal piatto di un altro? Una domanda. E non mi piace. Metti che c'è questo dolce che ti piace proprio tanto, ma tanto! Ma proprio: mm. guarda, uh, mi hanno insegnato a non prendere mai le cose degli altri. Quindi, a meno che l'altro magari non si sia stufato o abbia trovato un'appetenza verso quel dolce. Mm. Io non mi permetterei mai. Nel è caso un di... ottimo insegnamento Albert. Nel caso Albert molto è molto nobile. Ma ti piacciono i migliori insegnanti, ragazzi. Eni, Ma... Eni, ti piace il modo in cui parla anche l'accento, il modo in cui, il in cui parla Albert. Ti piace perché eh, tu lo, lo accosti al fatto che lui sembra che conosca anche l'elfico. Ti piace anche quello che sta dicendo, è molto interessante. Ti senti Albert, molto se vicino se mi... a lui. Ah, e ti avvicini il anche fisicamente. Il... Mi sempre ah, ah, di chi... aspetta lei mi avvicina fisicamente sì 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 io, fisicamente però, sì. io eh, la so. colgo la citazione guardo eh, Alexander che mi ha guardato malissimo e ti sta ancora guarda guardando, guardando molto mi male mi fa un paragone di dolce relativo probabilmente a lei sì. mi ricordo che quando il cugino Vito mio cugino ha fatto il baciamano Emi. Alexander, ha ma guardato male. Visto, sì, 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 si è posto. Io L'ho visto e tu mi hai detto hai visto. Certo che hai visto. Faccio uno più non lo capisco, giusto? L'hai capito. Cioè, capito, hai capito, hai azzeccato quello che c'è lì in mezzo. Cioè, e <ride> che ti sta quasi attaccata, ti sta quasi toccando. Eni che muscoli che ha Albert Belli Albert, ma ti alleni tanto e lo. Metto ragazzi, è un, solo, è un secondo solo, ragazzi, mi è venuto un imparente bisogno di andare un attimo a far cose, sai, ho mangiato assai. Prendo anche un po' d'aria. Avete bisogno di qualcosa prima che torni, uh, volete un altro? Io sì vorrei. No, ok. Tu vuoi un altro mh. di quella roba là che ti fregenti? Eckert, quando lo puoi puoi? finisci, tirami un dado avanti con Boris Vigore. <ride> Alexander, ti porto altro è dolce? Un no, un goccio d'acqua. Bravo, bravo, se metto esatto, più dolci, sai, ti, ti sfiacco un po'. Grazie, Albert. Any, eh, stiamo a e... non... so, prendo, prendo quello che vuoi tu, quello che preferisci tu. Quindi ti prendo quello che prendo io. Bene, ragazzi miei, vado un attimo a infrescarmi un secondo e torno subito. State tranquilli. Se... Magari Albert, magari sì. niente più alcol. Che ne dici Ani? Vuoi ancora dell'alcol? Ma forse, forse non altro, è il caso di bere un troppo. altro calice ma un altro calice? Eh, lo posso tirare su, sì. su diplomazia ovviamente va bene quindi un altro calice per Annie della, uh, della stessa della stessa roba okay. un altro calice per il mio amico Eckhart sì. e invece per Alexander mi chiede acqua vabbè, son... eh, no. prima, prima ruola e poi tira vabbè è uguale il okay. no, mio rolling era. Forse non è il caso di bere ulteriormente okay, okay. Ani. Mi sembra che. Ani, se tu vorresti insistere a volerlo. Però Alexander ti convince. Cioè, sembra che in effetti non abbia tutti i torti. Però tu tira comunque un diplomazia per vedere se riesci. Perché tu lo vorresti. Okay. Tu vorresti quel calcio! Eh, ti convince, ma non del tutto. Anzi, mm. diciamo che va un po'. Cioè, tu comunque lo vorresti, anche se effettivamente sembra aver ragione Alexander, però tu comunque lo vorresti. Sì, Alexander, hai ragione, ma siamo, abbiamo passato delle giorni terribili. È la prima volta immagino, che riusciamo immagino. a rilassarsi un po'. Sì, sì ma rilassarsi non vuol dire dimenticare completamente il motivo per cui siamo qui. Io mm. mi sento di consigliarti di non esagerare. Poi, Alexander. ovviamente, fai tu. Penso che una situazione è pesante per tutti e lascia davvero un bicchiere in più. Qual è il problema? Non mi pare che abbia 14 anni. Il, il problema, sì, è, il problema è che Vanno è morto, Eckhart. Quello Lo so, sistema. e cosa vuoi farci? Voglio... Io, Alexander, avevo... Voglio... Avevo... E... Vuoi ricordarlo? Non dimenticarlo. No, vuoi... ma non... Ti dimentico Sono... cosa facciamo fra qualche giorno, per caso? No, però... Se ci sembra... prendiamo mezza giornata libera dopo tutto quello che abbiamo passato, non penso che... Mio padre mi ha sempre insegnato che ci sono dei limiti e questi limiti hanno sempre salvato la mia vita e quella dei miei compagni. E Quindi applico questa cosa limite. sempre. Il vale mio sono, un è, è un consiglio perché Eni è un'amica, eh, ma ovviamente eh, fate come volete. è eh, 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 istintivamente. Anni ti viene da mettere il dito dentro nel calice per tirar fuori il fondino che ti piace perché sono gli ultimi fiorellini. È molto buono. Buono E si mette il in bocca poi, vero? Sì, sì, si mette il dito in bocca sì, e, sì. e stai guardando Albert in quel momento. Vabbè, ragazzi, dai, eh, torno subito. Glielo <ride> prendo, ovviamente. Eh, arrivo subito <ride> e voi tranquillizzatevi, dialogate Tra l'altro, Alexander... Albert, tu guardi indietro, Chiamo... guardi Alexander, ti sta guardando ancora male. C'hai un po' di Vai, quella Alexander, cosa. Alexander, tranquillo, avremmo modo tanto mm -hmm. poi per superare ostacoli, pericoli, cioè quando ci capita di, di stare così tranquilli tra amici ah, sarà molto raro, eh. dai vado vado e vado guardando eh, mentre Annie, mi guarda mentre male, mentre se, mentre cioè, mentre sì, Sir Albert ti sta guardando veramente male e ti sembra che il suo sguardo di fuoco ti stia alle spalle Eni guardando Sir Cosgrave che se ne va noti che è anche un bel culo eh, come uomo è fatto eh, lo, lo bene un paio di glutei belli sodi e allenati sicuramente è un tipo di uomo che si è allenato duramente lo, la vedo? La sì, vedo sì, tu la vedi è palesemente lì. lei sta guardandosi proprio piegata in giù è lì, è io mi prendo non dico niente mi alzo e me ne vado ah. Alexander? Alexander? non gli rispondo, me ne vado A Alexa Ma io che vedo hey. niente perché io sono da Valfrat. Tu stai. No? Tu sei andato. Nel, hai bussato nelle cucine. E vedi okay. che c'è Valfraz che sta. Voi intanto vedete un attimo, faccio prima uh, Albert. Alexander, si alza e sembra uscire dal um, stai, stai per andare fuori dalla locanda. Um, mm. Tu entri. E c'è Vanfrat che sembra che stia dando delle indicazioni a un paio di piccoli gnomi, e quindi quando eh, prepariamo, ricordiamo di pulire bene la parte lì sopra, è fondamentale. La polvere. Si. Eh, eh, Cosfrey, venga, venga pure ma, ma nella nostra nella eh, nostra umile cucina, prego. prego. Dica. Posso diritureggiare? Eh? Lei si senta a casa propria qui. Salve, cosa... salve a tutti, Guarda, non voglio mirare il mondo. Vedere... Mi lascio... No, no, non si preoccupi, si sta ancora lavorando. Il pomeriggio è giovane e noi vogliamo avere un'ottima giornata. Come ben vede, le nostre cucine sono altamente curate. Non saremo ah, il riccio no, d'oro, no. ma di certo la nostra qualità non va in basso rispetto a coloro che sono del riccio d'oro. Guarda, All... guarda, sono 16 d'oro, ma probabilmente custodirò un bel ricordo di, di mi questa situazione. Ah, pa, 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 molto pa, pa. piacere. da questo, ma quella roba là è... Quella... Cioè, non, quella pensavo che... Che... non pensavo nemmeno io che conoscessi <ride> il nome di quel particolare vino. Eh, no, Considera... mi hanno consigliato. Mi hanno eh, consigliato. Se non ricordo male... La tua famiglia, anche perché io conosco, eh, diciamo, ovviamente siete conosciuti da tutti. Eh, in passato fu eh, perché mi ricordo questo per quanto riguarda la produzione di quel vino in particolare, che ancora mio padre, che aveva questa locanda prima di me, eh, mi insegnava. Devi sapere che, che mio padre, eh, che, come puoi ben capire, era, era un uomo, eh, nei tempi dei suoi viaggi, fu, eh, eh, diciamo, preso da una. Da, 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 una, da, una, da una tribù di orchi e, e una donna se ne approfittò di lui dopo mesi che quella donna ebbe quell'orca quell ebbe un figlio a quanto pare mi lasciò di fronte alle porte di, della sua casa in un modo o nell'altro gli orchi ai tempi riuscivano ancora a passare facilmente dappertutto dannati coloro che li hanno fatti passare e io sono nato quindi nella, nella casa di mio padre qui eh, del conte come forse lei ricorda, il, il conte Valfraz, che ha passato a miglior vita qualche anno fa, ha lasciato i suoi averi che non erano molti in tutta onestà. A me, il suo figlio, guardato male da tutti proprio perché quella dannata di mia madre, si approfittò di lui, ma questa è solo una storia che le voglio raccontare per far capire che il mio essere metà orco non mi porta a non avere la nobiltà come lei ha percepito, sarà Albert, Assolutamente. E so che potrebbe non interessarle questa mia piccola aneddoto, ma le voglio far capire che se mi dà una possibilità di entrare nella cerchia nobiliare per essere conosciuto, io posso esserle di, 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 di grande supporto e, e questa può diventare una casa anche sua. Guarda, Gazza, come ti dicevo anche poco fa, uh, puoi andare tranquillo, ricorderò, oltre che il buon nome della famiglia Barz, uh, il modo con cui oggi ci avete servito. E Grazie! Grazie. Avrò modo di poter parlare. Con, uh, con gli altri, insomma, uh, di quello che è stato oggi e di quello che magari sarete voi, sarei tu. Grazie. Ma adesso... Sì, eh, ho, sì. come posso essere utile? Una cosa... No. Ma una certo, cosa sì. che non so nemmeno se... Eh, ho questo problema, questo dubbio, no? visto che non mi è mai capitato appunto di, eh, di, di comprare e di far provare se usassate questo calice di come è gli elfi, Ma questo è... è che tu sappia... Eh, va a, a, a prendere de, de, degli istinti nuovi o comunque magari quando un elfo lo prova dice cose che lei realmente pensa cioè fammi capire sta roba Beh, cioè... che realmente pensa o meno non è, non, non... io so che a livello di proprietà eh, diciamo anche a livello alchimica ti si avvicina e abbassa un po' la voce Alchemica. Uh, ha una proprietà che attiva negli ah. elfi dei recettori particolari. Che se mi puoi capire li scalda dentro. Uh, no, si, no, dice che, si dice che il riandro elfico uh, è, uh, si usi quasi come pozione d'amore nei confronti degli elfi. Ah. Però, è un detto questo: uh, per quanto ne so io, so che la prima persona che vedono dopo aver bevuto e finito un calice intero. Diciamo, non, non credo se ne innamorino, ma quantomeno provino dei, dei sentimenti, eh, come potrei dire, senza essere offensivo, calorosi. Dei sentimenti calorosi calosi, nei confronti calosi. della persona. E sempre per quello che ti hanno detto a te, un secondo calice potrebbe compromettere l'integrità della persona che lo beve, oppure la Quella... rende ancora più calorosa? Cioè, se fammi capire. Molto se se più serve, calorosa. Ma non è, diciamo, uh, non è nocivo. Come posso dire? Non nocivo è... no, nocivo no. Ma. Nocivo, va, no, no perché devi dovrebbe... sapere una cosa: che l'elfa ne vuole un altro, ovviamente. Ah, eh, eh, eh. Sarah Albert, non pensavo, almeno guardando. Eh... Non sapevo che si, portesse, si potesse portare dietro così tante monete in quello zaino. Però eh, posso accettarlo comunque. E come... quanto costa? Ovviamente poi non sarà un problema pagarle. Ma quanto costa un calice di Egendel? Beh, Un Beh, calice singolo? Sir un calice Colchell. singolo? Ovviamente. Non, non tanto per la proprietà. Perché non viene sfruttato per quello, ma per la qualità e per la rarità Obvio. dei fiori che vengono presenti. Beh, naturale, naturale. Un calice costa più o meno come una pietra di elementi, proprio per la sua rarità. Quindi si aggira intorno alle 300-400 monete ah, d'oro. Io immaginavo 400. che lei. Con quella somma si può anche comprare un piccolo appartamento, ho detto sinceramente. Un sì, piccolo appartamento? Sì, sì. Sì, so però... che lei però, eh, essendo Vabbè, Sir Cosgrave, non l'ho nemmeno chiesto. Ovviamente, ovviamente. ovviamente. No, Mi, mi risulta strano che poi me l'abbia chiesto vuole. al secondo come... Eh, ne, sì, sì. ne ho altre, diciamo nella mia piccola ne ha... botte, ne ho altre due, dico solo due calci da versare. Ovviamente, chiaramente, ovviamente. chiaramente Sir Cosgrave io so che lei, essendo una persona che è, mi fido ciecamente, so che magari non potrà ovviamente. portarmi quel sacco quantità d'oro per un secondo calice, immagino perché pesano quelle monete, non si possono portare. Io mi affido alla sua nobiltà, se ovviamente... Alla mia portarmi. parola! È ovvio, ovvio, ma adesso questo non è diciamo, il modo giusto per... Cioè, nel senso che non vorrei che con un secondo uh, l'Elfa potrebbe un attimo partire di testa, come te lo posso dire... Beh, cioè, con un secondo, con questo... calice le consiglio vivamente di, di recarsi forse nella stanza insieme all'Elfa per... Eh, diciamo, uh... È naturale, è naturale, però nel tavolo poi successe... Guarda, credo che, che una uh, le possa bastare. Va bene, uh, certo. uh, quindi facciamo una roba uh, mi, mi riporta per me quello che ho bevuto prima lo stesso vale per Eckhart e certo. a questo punto facciamo che ne porta tre così poi lei fa, mi metterò una cosa e le dirò che il secondo effettivamente le avrebbe fatto male così lei quei due Beh, se ritiene e magari mh. mi ritiene per la prossima volta S Potrebbe, io posso stare al gioco con lei, Sir Cosgrave, se vuole solo dalla sua parte. Potrei dire che l'ultimo era quello, era l'ultimo calice, se vuole, perché so che mentire è sempre wow. rischioso. Guardi, io posso farlo per lei, mi metto di fronte a lei se vuole. Io questo lo apprezzo per quanto però non apprezzi il mentire, quindi farò finta di non aver sentito. Guarda, lei, non è... lei stava per mentire alla signorina, non ha proprietà nocive mm. il vino, quindi so che forse lei mi dice che non posso mentire io, io volevo semplicemente evitare che mentisse lei, sir questo ripeto ancora una volta lo apprezzo grazie, però, grazie. Eh, guardi onestamente parlando è una confidenza che faccio a lei eh, non mi sembra eh, giusto prendere un secondo calice visto anche quello che costa che evidentemente non lo sapevo no, insomma, eh, anche per mio padre cioè comunque sai io ho ad che... affrontare una vita avventure, prove, pericoli avventure? Rischi. prove, e... pericoli? davvero? Non sì, pensavo... devo fare delle robe Affidarmi completamente a mio padre non mi sembra rispettoso. Quindi, no, dai, fare e stare sempre sulle spalle di mio padre ora ho anche una certa età devo È iniziare. Molto, a un po molto nobile, e so. molto matura da parte sua, sir. E quindi, e quindi, comunque, prenderò quello che ho preso prima uh, e non occorre mentire, ne porterei per tre e siamo a posto, certamente. Sir, a presto, vedi ti ci e andiamo da uh, Ritornato. Io buon lavoro, Grazie. me ne vado. Vale. Grazie. Incorfente. Io... Alexander, vedete che si è alzato, è un po' così spazientito, forse un po' innervosito dalla situazione che tu, Ecker potresti vagamente percepire. Eh, lui se ne sta andando, Annie, Ecker, ditemi cosa fate, Alexander, uh... dove stai andando? E mi Annie. alzo, Alexander. Oh, io... io rimango sul tavolo. Ma ti alzi vieni da me o? Si sì, alzo e tirami un percentuale. Se ti esce meno del 50%, hai voglia di aspettare Albert. Se ti esce più del 50%, eh, hai voglia invece di seguire Alexander. Hai voglia di aspettare Albert. Vedi Alexander che esce e ti viene in mente che vorrebbe prendere un po' d'aria. Forse ha mangiato troppo. E eh, non poi ah. no, forse forse voleva uscire. Non so cosa è successo con lui. Mi sembrava abbastanza. Giù di corda, un po' non lo so. Forse per la questione di, di Van um, mi sembra anche un po' strano. Non lo so, non vuoi seguirlo, vedere dove va, vedere cosa fa. Magari so che voi siete molto ma... più se vuoi. Se vuoi vai tu, Ecart. No, 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 non ho voglia in questo momento. Sono sincero, non ho per nulla voglia. Quindi mi dispiace per Alexander, ma... ma. Se ne sì. riparlerà domani. Sì, sì, voglio, da... penso voglio. tornerà tra un po'. Oggi non voglio pensare a nulla. Ma era così buono quel, quel vino? Cioè, cosa? È, 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 buonissimo, è, è forte tu... come tipologia. È, come... è, so. è, è forte Master. Che, è Beh, che è no, forte. Non è l'alcolico che ti, ti fa sballare. È un'altra cosa. Mm. È qualcos'altro. È più forse sei più tu che rispondi. Ah, così quel tipo di vino, ma non, non era forte, è solo che ti faceva. E poi Albert è così bello, cavoli. Quello <ride> fatto. No, è... è sì, è proprio. Sai che è buonissimo e poi ti fa sentire così bene. E è... mi sento. Mi sento benissimo adesso. Mi... Sento è buono, chi non mi ha so... riportato in me dopo tutto questo che è successo. Mi serviva veramente questo. Non sapevo ci fosse, avesse queste proprietà così, così forti, questo, questo tipo di vino. Io posso uscire intanto, Ma tu sei, tu sei uscito e sei fuori. Okay. Voglio Ma... recarmi verso la zona del commercio. Ok. Nella città. In cammino. Ti incammini, tu, tu sei fuori in città, c'è un po' di gente fuori e... e... Sei comunque nell'anello, uh, diciamo... È lontana, non so che io sappia. Ma in realtà il commercio cosa intendi? Vuoi dei negozi o vuoi una specie di, di piazza dove c'è Voglio recarmi esattamente alla... Ci sono più zone del commercio in realtà, ci sono tanti negozi anche nella zona dove sei tu, Voglio che è la zona centrale. Voglio recarmi la terza biblioteca nella zona del commercio di cui mi aveva parlato Zultan. E ci vorrà, ci vorrà. almeno forse un'oretta perché è bello lontano. Devi uscire a piedi. Mi cammino. Oh, okay. voglio, voglio prendere un po' d'aria e, e mi ricordo che devo fare questa cosa. E ne approfitto. Ok. Eh, ci vuole un po'. Passi okay. davanti a diversi negozi, ci vorrà okay. circa, per arrivare lì, eh, seguendo le indicazioni, e, ri, con i tuoi ricordi, più o meno che sai dove è la zona che ti ha descritto, è comunque in una zona al limite con l'anello esterno, cioè okay. è praticamente proprio un poco al di là, però... È Ma non è se... un quartiere brutto, no? Tutto l'anello esterno è un quartiere punto di domanda, ovunque okay. vai lì non lo sai. Invece l'anello medio costa di più e tutto di più, però non ha tutto per tutti. L'anello dove sei adesso, che è l'anello centrale, ci sono le case eh, nobiliari, e la reggia, però, nel, nella parte un pochino più fuori di dove sei adesso ci sono i negozi dove costa tutto tantissimo. E le locande che co dove costa tutto tantissimo. Mm -hmm. Tu Praticamente pian piano ti incambini e anche se è giorno c'è gente e, e via. Ci vorrà un'oretta, quindi loro sono lì. Ok. Comunque Anni eh, mi sa che io appena finirò questo, questo bicchiere che so per arrivare andrò un po' a distendermi in camera e poi penso che o uscirò a fare un paio di, di commissioni o dormirò perché uh, ho, ho bisogno di, 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 di pensare ad altro, penso che tu possa capirmi perfettamente. Eh sì ti capisco, ma devi fare qualcosa in città? Uh, penso che passerò da, da mio zio, non lo so, poi, poi vedo bene. Devo ancora vedere un po' di, di cose. Però, prima, sicuramente vado a riposarmi. Sì, anch'io vorrei riposare un po'. Che questa notte non è che mi sono proprio riposata. Eh, a chi lo dici? È stato un, un inferno più che altro. Passa qualche minuto. Mentre siete lì, un po' mezzo chiacchierare, forse un minuto un minuto e mezzo, ed esce Albert che cavoli, è proprio un bell'uomo. appena esce ti si scaldano un po' ancora le orecchie Eni. appena esce, vedi, è giovane è bello, addirittura è così anche se la sua mascella è un pochino importante, è così eh, pulito e preciso che tendenzialmente sembrerebbe un elfo Se cioè, non fosse che è un uomo però è, se fosse un pochino più spigoloso, con gli occhi un po' più a mandorla sarebbe Praticamente un elfo. Albert, ma Ragazzi. sai che tu in qualche modo assomigli a un elfo? Sì, c'è cioè ah, qualcosa. Ma guarda sì, apprezzo molto so, è, il, tipo, eh? il complimento. Altre cose, sai che so anche un po' parlare nella lingua etica. Se... Anzi, ah, sì, se mi darei occasione, visto che ti sei nerfa, mi potresti dare qualche aiuto no, per implementare e aggiungere qualche lessico, qualche parola a, a quello che ancora purtroppo non so parlare come lingua principale. Uh, comunque apprezzo molto il complimento, però, ragazzi, per eh, perdonate. Certo, prima certo di... voi. Beh, anche molto presto se vorrai Però ora, prima di, eh, di, di continuare Qua, ragazzi, ci manca un pezzo Dove è andato? Eh, Adesso non credo sia uscito a prendere una boccata d'aria o Non eh, so Ha mangiato troppo Se credo. è andato, Beh, sì, ragazzi, magari eh. Con quello sì. che è successo non puoi biasimarlo Vabbè, modo. ovviamente, ovviamente Anche per il povero ragazzo, sì, guarda ah, Mi dispiace non averlo salutato Che chissà quando ci torna Ma però. Non ha salutato neanche noi, quindi non... Sto non ha salutato nemmeno voi No, abbiamo chiamato no. perché lui a un certo punto si è alzato all'improvviso e naturale. Se ne è andato. N non è naturale è questo ho fatto. Mm. No, naturale nel senso che non capisco, eh, ha, ha mai avuto comportamenti di, di questo tipo? Mai successo? No, non mai. penso no. Ma sai Però non non dirà mai morto una, che non era mai morto un amico, esatto. Beh, è ovvio, è naturale, e... naturale. Guarda, mi dispiace veramente tanto. Sper, spero che magari prendendo una boccata d'aria fresca si possa un attimo sì. tranquillizzare un po' perché lo vedevo anche prima, era abbastanza destabilizzato. Non so se avete notato, ragazzi. Non era uh, poco fa quando mangiava il dolce. Anche uh, una domanda strana mi è stata rivolta. Non so se avete udito il fatto mm. del dolce. Se io lo mangerei mai un amico, non, non ho ben Sì, capito. ma non, non ci ho Vero, fatto molto, molto caso. So, poco dopo vedi che, che esce sì. ancora ah, sì, ah, manco, un, uh, con tre calici che sono però come uh, sono tutti e tre identici ai mm -hmm. primi che ha portato ad Albert e Eckert, uh, mette giù ecco a voi signori uno, due, voilà vedi che porta via i tre calici li rimette sopra eh, tu e... noti subito, Eni che è diverso il calice e non è quel vino è diverso il colore. Non è come quello di prima, assolutamente non senti neanche il profumo. Tu lo vedi e ti dà anche un po'. Non ti piace molto questa cosa strana. Mm. Ma Eliander, eh. guarda come dicevo, Balfaz, come dicevo, a Balfaz. sì, mi, dica... a Balfaz, mm. um, mi è stato detto perché giustamente Eni ho chiesto perché ci tengo molto alla tua incolumità che magari un secondo fatto subito ti avrebbe un attimo destabilizzato quindi abbiamo pensato col balfaz di farti vedere nel frattempo questa roba che è... o oh no balfaz che per l'appunto è buona che mi ha detto da poi molto guarda, buona. dopo di questa molto buona balfaz sì. mi ha detto di avere ancora delle riserve di Elliandrella per me sarà un piacere portartene delle altre però ecco mi ha consigliato di non berle una dopo l'altra che potrebbe essere pericoloso Tira eh, un dado percentuale. Se fai maggiore del 50%, potresti accettarlo. Se fai minore del 50%, istintivamente ti viene da buttare giù quel calice, quasi arrabbiata, perché vuoi l'eliandrel. Pizza drogata. No? Eh, quel vino lì ha quegli effetti lì. Esatto, ti viene istintivamente di, 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 di spingere il calice, quasi come, come se ti avessero preso in giro. Perché... Eh, lo, lo spingo okay. e lo butto per terra. Sì. Signorina, ma... mi dispiace. Colpa ma Qual è il col... giro È caduto il calcio, Questa... è, è colpa mia. No, no, Balfaz, al fazzoletto. Cosa vuol dire? Tranquillo. Hai ragazzi, vedi i due gnomi che arrivano di fretta e puliscono. No. Prendono il calcio. Mi scusi, scusi, signorina. No, no, ragazzi, ma... perdonatemi, cos questo. Cos'è questo vino? Ma... Eh, ma tutto ok? Eh. Guarda, ragazzi, ragazzi, ragazzi per, Valfres, favore, Valfres per favore, no. si allontana, Valfred si allontana vedendo un po' la situazione in particolare. Eli, non pensavo ti potesse dar così fastidio. Io, nel senso, l'ho fatto per il tuo bene. Ho evitato di portartene subito un secondo per... Ma non tenere. fa male. Sì, sì lo, lo so che non fa male. Lo sì. sai bene, sì. Sì. Ah. sì, Albert, ma mi stai mentendo? Non è vero che fa male il secondo bicchiere? Vabbè, non è assolutamente no. vero? Perché so mi nello. stai prendendo... Ma non dipende da giro. Io non sono un elfo, e quindi eh, parlo per sentito dire eh, io avevo capito che un secondo ti avrebbe fatto del male, ma se mi assicuri che un secondo ah. non ti fa male, ma ah, per... direttamente ordinate in un secondo, N non, prendere, non prendere, non pensare che io ti abbia preso in giro. Anzi, io ho fatto per il tuo bene. Ripeto, non essendo un elfo, non mm. posso sapere quanto può far male. Bene, anche ehm, uno dopo l'altro, ok. Devi tirare su raggiurare qui però... Se sì, io tiro su... Che lui te l'ha detto sono... due volte che effettivamente non fa male fisicamente. Altera magari le percezioni, si scaldano di più. Invece tu, Eni, devi tirare su percepire intenzioni. Ok. Sì, sì, sì. 17. Vabbè, percepire fatto, intenzioni eh? devi tirare... Doveva tirare prima però Albert su ah, infatti. Vabbè, 17... Io... Vediamo... Raginare, ovviamente non ce l'ho. Ti sta mentendo, Eni. Non sta dicendo la cosa giusta. E in quel momento noti che forse effettivamente non è così elfico, così bello come ti era sembrato prima. Albert, mi stai palesemente mentendo. Io non capisco perché lo stai facendo. Eh, mi, mi potevi dire la verità perché non hai portato un altro bicchiere. Va bene, perché devi mentire? Io mi giro verso Egert, eh. no? Eh, secondo me il primo è stato già troppo. Forse Alexander, guarda e facciamo una roba. Vedo un che già, forse già il primo ti ha destabilizzato, come mi dicevano. Facciamo così. Eh, probabilmente è meglio che tu non beva dell'altro perché mi sembri un po', forse ripeto, ragazzi. La morte di questo ragazzo, come ad Alexander, mm -hmm. mi ha veramente fatto male. E vedo che non siete abituati no, a superare o fare prove di questo tipo. Al contrario di Egert, che invece. Se dapprima mi sembrava quello, eh, perdonami se te lo dico Eckhart, ma il più eh, provato, in realtà probabilmente eravate voi due che eravate più provati. Quindi credo, qui non voglio assolutamente osare o dire offesi nel vostro conto, ma dovreste riposare un po' eh, perché siete veramente tanto destabilizzati e provati da questa vostra perdita, eh? Niente, io dato perché... percentuale non è da te l'immagino. o magari mi volgo Eka. no è no infatti leggero, è parecchio, ragazzi, parecchio è, è strano forse un po' infuriato dal momento ti, ti viene voglia di alzarti uscire e andare a trovare Alexander e capire come mai è uscito perché il fatto che ti abbia mentito Albert non ti è piaciuto eh, eh, senti anche un po' scemare quell'effetto che avevi prima nei suoi confronti anzi uh, no non va bene ti invoglio di uscire e andare mm. a vedere dove è finito Alexander Oh, Albert, no, Albert, non mi piace questo comportamento. Io grazie, grazie per il pranzo, ma io vado a vedere dove è Alexander. E... Vai, Eni, vai pure. Prendi una bella boccata, Daiaka che ne hai bisogno, vai vai pure. Vai pure. Esci e... da lì, Eni, ma tirami su percezione. Fatta che non, non lo vedi da nessuna parte, Alexander. <ride> Non lo vedi, non c'è Alexander. Guardi destra e sinistra nella strada, ma non c'è nessuno. C'è della gente che passa. C'è lo stradone che curva a sinistra, quello che curva a destra. Sei lì fuori, ma non c'è. Non c'è. Posso tirare su memoria se Alexander diceva che voleva fare qualcosa in città, mm, non ti viene... È un po' complicata questa cosa. Vabbè, tira. Eh. Se ti viene in mente il venti, ti dico tutte le cose che Alexander voleva. Pensava di fare quando tornava in città. Solo urlenti, eh, niente da fare. No, non, non lo vedi. Guardi intorno e mm. sei un po' uh, dispiaciuta. Da una parte arrabbiata, da una parte... Eh, dentro non sai bene, però è strano. Perché Alexander mm. se n'è andato? Perché Albert ti mente? Perché Eckhart sta lì a bere e non fa niente? Eh, vado e faccio, faccio un giro attorno... In città, per, per vedere cosa c'è attorno, per esplorare un po' la città. La città, considera... tu immaginati di essere ah. uh, più o meno nel centro di Roma. Fare okay. un giro in città vuol dire roba da pazzi. Okay. Cioè, mi dici se, Jimmy, se vuoi prendere uno stradone e magari tagliare da qualche parte o girare l'intorno per cercare Alexander. Uh, gi giro un po' intorno prima a cercare Alexander, magari ho pensato che lui magari sta facendo il giro vicino e vado un po' a cercarlo Ok, uh, giri a sinistra per cercare Alexander ed entri in una via Stai camminando e ti stai allontanando, dimmi se ti vuoi allontanare in modo particolare o meno sì, sì, continuo perché mi, mi sento confusa e comunque continuo a camminare. Okay. Fammi un tiro su percezione. Mm. Hai notato subito che forse da quando sei uscita da lì c'è qualcuno che ti sta seguendo. In realtà non è da solo. Adesso che ti guardi indietro, due tizi incappucciati di nero si nascondono dietro un vialetto proprio mentre tu ti giri. Mm, guardo attorno. Cosa vedo? Un po' di gente, dei negozi. Sei ancora, considera. Sei... sei vicino alle mura. Dopo che ti sei incamminata, tu vedi un po' lontano le mura della... per andare nell'anello medio, ma sei ancora nell'anello centrale. E sono tutte persone vestite bene comunque. Dei... C'è un negozio molto bello e particolare che che non capisci di che cos'è perché ha delle insegne ma non c'è scritto c'è scritto solo Phil Vandrel mm. entro in, nel negozio per vedere se mi aspetteranno mi aspetteranno okay. fuori appena entri nel negozio eh, noti che c'è un vecchietto che, che sta sistemando delle scatolette eh, eh, signorina benvenuta come, come posso servirla quando eh. entri tu noti che ci sono delle, dei ritratti, delle immagini di, di persone che ti sembra di aver visto, c'è anche un ritratto di Elbus che sembra tenere in mano una bacchetta. Eh, questa bacchetta eh, e accanto c'è invece, il, um, vedi che sembra un ritratto un bel po' vecchio, solo che lì Elbus è già come lo vedi tu, mentre invece a, a destra c'è un ragazzo abbastanza giovane e felice che gli mette una mano sulla spalla. Che sta tenendo. E... Ah, sì, certo, il eh, Elbus molti anni fa mi fece gioia di comprare una delle mie bacchette. Eh, lei immagino lo, lo conosca. Vedi lì ero giovane, lì ormai eh. si parla di eh, 30 anni. Davvero, 50. Elbus ha comprato la sua bacchetta qua. No, non la prima, non la prima, non. ma ha preso una delle mie. Le bacchette di Phil Vanderel sono sempre le migliori. <ride> e quale bacchetta ha preso Elbos? Ah, beh, ovviamente la più rara che c'era a quei tempi. Come puoi notare, le sue striature blu, che ora nel dipinto sono un po' venute meno, sono. È una bacchetta. Una bacchetta Ricoron, non ne ho mai più avute ormai da, da più di 30 anni, ma sono qui da molto tempo. Le mie bacchette sono le migliori, ma anche le più costose, giovane ragazza. Devo in, intuire che sei... conosci l'arte della magia, che sei una maga, se non erro. Sì, sì, è giusto. Sono proprio, una maga. Proprio in quel e... momento, eh, due tizi vestiti di nero con la pelle... Entrano, entrano lì dentro e si tolgono il cappuccio, eh, signori. Arrivo subito. Non vi preoccupate, eh, signorina. Mi dica, ah, li guardo un attimo, stanno guardando uno scaffale. Sembrano che controllano uno scaffale di, di bacchetti che ci sono lì. Non ti stanno non guardando. Conosco, non conosco i loro volti. In realtà, i loro volti no, ma ti sembrano essere molto simili a quelli che ti stavano seguendo poco fa. Come posso aiutarla, signorina? Abbiamo ovviamente bacchette di ogni tipo, oh, a parte la, la bacchetta eh, Recoron. Ora i miei aiutanti sono alla ricerca di nuovi pezzi, ma eh, oggi sono qui da solo. Se le può interessare, mi chieda pure e io sono qui per servirla. Ah, eh, giusto, mi è arrivata recentemente una bacchetta dell'albero Clet con un incantesimo molto potente che si può usare a quanto pare solo quattro volte, poi richiede ore di riposo e di stabilizzazione. Però, però la posso consigliare, è una bacchetta potente all'interno. Per curiosità, qu quanto sì. costa? Il... Attorno a quale prezzo stiamo parlando? Stiamo parlando. Bacchette. circa 500, 500. 600 monete d'oro, mm. ma non di più. Niente di che, giusto per. per, per quel il potere intrinseco nella, nella bacchetta dell'albero clet. È molto potente. Se vuole le posso anche spiegare quale tipo di capacità speciale è stata, diciamo, eh, rilegata nella, nella bacchetta. Uh, sì, sai una cosa? Oh, penso un attimo. Di bacchette che voglio, ma e intanto posso servire o signori, altri eh, due lasciate clienti. stare quelle, quelle scatole, per favore, non toccate. Arrivo subito da voi, finisco di servire la signorina. Mi Ah, papà, pure da loro. Io penso un attimo, aspetta, eh, certo, signorina, lei guardi pure, vedi che si avvicina. Signori, come posso essere utile? minchia, non ti preoccupare, niente, vecchio, stiamo solo con non ti preoccupare, va bene? Dai, stiamo solo con Giolanto, che... minchia vuoi, vecchietto, eh? stiamo vedendo, non mi devi... Un po' di educazione, giovanotto, lei guardi pure qui, non è un problema, eh, ma le ricordo che non deve toccare il materiale, altrimenti potrebbero succedere cose strane. Eh, che tipo di cose strane dovrebbero succedermi? Sai, giovanotto... Le chiedo educazione. Bene, bravo. Va bene, minchia. Nessun problema, eh, andiamo fuori. Qua non c'è niente che ci interessa. Va bene? Minchia, va bene. Vedi che i due tizi escono dal negozio, signorina. Mi dica come quindi posso esserle utile in qualche modo? No, ma. Le conosce per caso queste due signore? Eh, mai visti prima, mai visti prima. Non hanno una faccia conosciuta, ma non mi piaceva come parlavano. Sai, Avevano... ci sono voci che girano, molti gruppi di persone pericolose, anche tra coloro che dovrebbero essere i più nobili. Mio hmm. padre, il padre di mio padre, mio nonno, una volta era un conte, ma io non voglio fare foggia del mio nome nobiliare è chiaro che sono solo un povero vecchio uomo che cerca di vendere le sue bacchette anzi ah. le dirò di più vedo che lei è equipaggiata con un, eh, materiali da, 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 da escursione o comunque da, 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 da viaggio se le interessa, sono sempre alla ricerca di nuovi aiutanti che mi vanno a trovare i pezzi di bastone degli alberi magici più ricercati di tutto il Dumaril. E io lì, invece, ci infilo i miei incantesimi. Perché, Bello. beh. Sì, sì, certo, io. Ma lei deve che sapere che io. Mangiare. Sono eh, un mago mangiare. di abbastanza alto livello. Anzi, glielo dimostro subito. Mm. Le fessi notarà là e vedi che tutto intorno a lui cominciano ad apparire delle stesse immagini di lui che stanno guardando dappertutto che, ti, che ti guardano, sembrano tutto intorno hai visto? ecco qua ma ahimè le mie energie le mie vecchiaie mi hanno un po' lasciato e quindi tutto ciò che posso fare è la memoria degli antichi incantesimi imparati rilasciarla nelle potenti bacchette che i miei aiutanti mi portano come posso esserle quindi utile? Sai, io, questa cosa che lei mi ha detto, che gli servono delle materiali per creare le nuove bacchette? Sì, certo, sì. assolutamente. Io tra un giorno sto per partire in viaggio e magari se trovo qualche materiale posso portare da lei e venderlo assolutamente sì signori, sarei molto contento di ciò guardi le, le stilo una piccola una, una lista di, di alberi a me molto uh, mm. utili per fare queste pacchette stop mm. Alexander sì. stai camminando da un bel po' mm -mm. continuando a camminare ci ri ripensi ripensi cavoli perché ne ha fatto così mm -hmm. eppure mi sembrava che avesse capito che tra di noi Andato eh, Albert. Lui e il suo fascino. Eh, ma, ma quel vino, forse. Cioè, non mi piace la situazione, non mi piace. Tirami su percezione. Continui a camminare tranquillo. Stai camminando. Vai, vai. Ci vuole un po' prima di arrivare lì, Albert Eckert. Guarda, Albert non prendere non, cioè non, non siamo così normalmente sai un po' la situazione guarda cazzo non è, non è un problema io prendo il seggiolino e mi avvicino verso di Eckhart mm -hmm. guarda in realtà l'essere rimasto solo con te mi fa solo che piacere alla fine se ci pensi è anche eh, divertente no? un Cosgrave con un Asford, seduti a un tavolo a bere insieme è divertente solitamente sai Conosco bene tuo padre, che è la, la, la guardia di mio zio, il reggente. Sì, sì. Invece, questa volta, l'abbinamento dei nostri cognomi ci fanno ritrovare come una, una squadra, no? con un unico obiettivo. E la cosa è, è affascinante. Guardi, guarda, lascia fare questa roba, che effettivamente l'Elfa aveva ragione. Eh? aveva ragione, le ho mentito. Le ho mentito perché ho parlato dietro con uh, colui che ci portava le, le cose. Ovviamente, sai, è una situazione in cui io mi sto un po' uh, slegando no, dalla famiglia, vorrei uh -huh. perdere uh -huh. il beneficio. Lasciami finire, vorrei perdere il beneficio. Eh, non voglio essere completamente come ho sempre fatto. Del resto, a spese loro, devi sapere che quel calice di, di bevande effica di Eliangel costa 300 monete d'oro. <ride> <è> fatto... <ride> beh, capisci, no? non, ah, non che la nostra ah, famiglia non se li possa permettere, ah. però ho. Oh, ho trovato giusto anche per mio padre di non, di, non, di, di non fargli spendere cose. E poi una domanda che ho fatto è che eh, probabilmente Eni eh, ha avuto una distorsione no, vedendo quell'insuglio quell elfico. E, e infatti eh, vorrei che se un domani un qualcuno dovesse apprezzare me ma in tutto, nella mia bellezza, ma anche nel mio carisma, nel, nel modo di parlare. Non dovrà sicuramente essere per un'alchimia dovuta da un intrullio elfico Quindi, sai, una, una cosa e l'altra mi hanno fatto, han fatto scegliere di portargli un'altra bevanda. Non mi aspettavo, se devo essere sincero, un po' mi ha anche sbalordito un atteggiamento del genere. Sarà dato uh. probabilmente dalla inebriatezza no? di quella, di quella no, bevanda. Sicuramente, bevanda. perché non ho mai visto any... Mi dovete tirare entrambi, no, perché state bevendo, mi dovete tirare, tirare entrambi su un bonus vigore. Mm -hmm. Riesci, riesci, riesci a tenere. E anche tu Albert cominci a sentirlo, è un buon vino, non sei così tanto abituato a bere il vino e infatti cominci ad essere un po' più... Ti viene quasi da dire, cavoli, ti viene in mente il fatto che qui alla tua, si... alla tua sinistra hai con te il figlio di qualcuno che potrebbe essere qualcuno che ti protegge. Quindi cominci a dire, cavoli, sono fortunato perché comunque suo padre protegge mio zio. E lui potrebbe proteggere me, ed io potrei proteggere lui. Potremmo essere vicini. È quello che stavo iniziando a fare, no? All'inizio, dei, dei... però. Guarda, ripeto: sembrerà paradossale assurdo. Oh, perdonami se mi allancio un attimo, che anch'io stasera ci sto andando abbastanza dietro. Oh poi, beh, sai, non sono titolo, abituato come io... Alexander, che ha bello. come com posso dire? È bello impostato, no? Io sono un pochino più atletico però non sono abituato guarda veramente eh, sono proprio contento di stare con te um, e Coggave la guardia yeah. e il reno <ride> se ci pensi è particolare mi fa veramente piacere conoscerti anche un, un pochino meglio e se posso, se certo, posso diciamo senza invadere troppo e senza essere diciamo sgarbato verso il tema mi spieghi un attimo sta roba? Come mai la scelta uh, di, 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 di una strada da tecnomago? Se posso, ovviamente, se posso chiedere. Uh, guarda, non, non mi è mai importato molto. Cioè, non mi è mai interessato molto seguirlo il mio padre per quanto riguarda la protezione di, di reali. Non fraintendermi. È una nobilissima causa che serve che, che è fondamentale per l'andamento della società. Ma non mi è mai. Diciamo che anche quando mi insegnava le basi dell'arte dell del combattere con la spada, non, ho mai, non mi è mai interessato più di altro. Poi sono successi avvenimenti, mia madre è venuta a mancare, e ho deciso di, di, di scegliere una mia strada. Ah, well, mi spiace molto per per tua madre però sì è molto, molto particolare anche perché quando ho sentito parlare di, di tuo padre de, del fatto che è una guardia che tra altre cose fa molto bene protegge molto bene quello che è attualmente mio zio e se ci pensi uh, non so tra quanto se ovviamente sarà ancora in vita il mondo come puoi notare è pieno di pericoli magari sta dietro l'angolo però Uh, io sarò re no? come ben sai, sono reggente degli umani. E, e onestamente, guarda, non mi dispiacerebbe avere un Harford in mia protezione. Questo lo dico ovviamente perché, sai, non sai come andranno avanti le cose, non sarai mai la vita cosa ci potrà mettere davanti ma sappi che ti dico una cosa so che non è la tua strada so che magari non è tua ambizione farlo ma se vorrai un domani se troverai delle, degli ostacoli dei pericoli per te un posto come guardia come mia protezione lo troverai sempre terrò in considerazione queste due proposte grazie mille ah di nulla Alberto. grazie a te anzi vedete che vi si avvicina a mezzogiorno, oh. eh, signori posso portare altro io sono a posto, a posto così. Sir, colt grave un altro calice? Come sto io, lucidamente Fermi. Beh, sì, non stai male. Diciamo, il vino cioè, non è che contento, stai male, però sei, sei è, più rilassato, sei contento. in cui sono sì. rilassato. Sì, sì, forse un altro calice, sai cos'è? Eh, capito. Perché, perché... no? Guarda, Gazak che... È talmente una bella serata. Ci stai trattando veramente così serata. Bene. La serata non è ancora arrivata. Ormai è, serata, è pomeriggio, penso. questo è un inizio pomeriggio. di. Pomeriggio potrà essere, però una buona serata. E probabilmente, guarda, può essere una migliore serata se me ne porti un altro. Ah, sì. Infatti, questa sera non so se ha visto, ma i, Ilidar eh, dovrebbe riuscire a. Eh, L'ho cercato di chiamare nel momento in cui ho visto che stavate. Eh, aspettando di mangiare c'è stato un frangente dove vi siete fermati ad aspettare prima di mangiare non ho voluto chiaramente disturbare eh, è stato particolare come vi siete quasi immobilizzati guardando il cinghiale certo era bellissimo ma no allora eh, abbiamo invitato lui proprio per suonare questa sera e porterà comunque la sua musica mm -hmm. se siete interessati a restare eh, comunque sì certo Stasera organizziamo qualcosa, eh, spero che i vostri altri due amici siano comunque. Eh, diciamo, Beh, guarda, sì, hanno avuto mh, delle giornate pessime, quindi de hanno deciso di prendersi un attimo una rinfrescata e una boccata d'aria. Ma eh, senti qua la roba, hai appunto detto poco fa che eh, hai visto un qualcosa prima di mangiare? Ci cioè siamo immobilizzati detto sì, vi siete come dire. Ma cosa visto nello specifico? Se posso chiedere che mi interrota Sì, eh, Semplicemente vi siete fermati tutti guardando il cinghiale. Immaginavo che fosse qualcosa di, 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 di bello. La nostra cucina è comunque tratti da piatti, però no, 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 non pensavo che rimaneste per quei minuti lì fermi. Saranno passati. Mh, Pochi minuti, non mi sono nemmeno accorto. Tempo di far raffreddare un cinghiale, diciamo. E, certo, hai visto durante questi minuti il nostro sguardo come se fosse perso nel vuoto, da quello che ho capito. Eh, sì, ma sta bene, posso... Sì, 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 no. Eh, eh, sì, 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 non si Diciamo bene, che... Eh, sì. Non pensavo, che si vede così tanto. È una roba nostra. Ah, eh, sì, noi siamo certo. una squadra, siamo un gruppo e abbiamo... Eh, I nostri riti, dai, prendila così, non, Assolutamente. non a vedere. Assolutamente. Va bene, guarda, portami sì. un altro di questo... Un altro... Uno bio, due. Questo Vuole fare no, compagnia? No, uno, uno. un dolce per uno. lei, signore. Ecat, non esita a chiedere... No, guarda, sono, sono a postissimo così, grazie mille. Alberto. Il gran zucchero dai. è molto buono, il gran zucchero nostro, lo facciamo qui in casa. No, guardi, sono a sono, sono posto così. Va grazie benissimo, veramente. grazie a lei. Che se Come vuoi, grazie. Oh. Guarda, Quando ci capiterà di nuovo di sedere a parlare del più e del meno, così eh, è per quello capito che ho voluto prendere un altro. Perché sto talmente bene, talmente rilassato. Sono molto contento di conoscerti un po' meglio, che secondo me ci sta, potevi anche prendere qualcosa. Ovviamente capisco bene no, che c'è al... un limite, non voglio. Sì, ma sì, stasera oltrepassiamo quel limite, ma in questo assolutamente ma, ma sì. Ora... Poi... Del resto, capisco che probabilmente abbiamo ah, due stati d'animi diversi, nel senso tu Direi hai passato sì. delle cose che io uh, non oso nemmeno immaginare. Quindi, quindi, va bene. Ma dimmi un po' una roba. Se ti è permesso, o se puoi farlo, perché non mi parli un po' meglio di, degli altri? Perché attualmente, io eh, sì, è vero, conosco i loro cognomi, quindi conosco un po' le loro storie. Però, come persone, eh, non li conosco bene. Infatti, anche stasera, se, se mi posso permettere, non voglio evidentemente giudicare quelli che sono i tuoi amici, ma così. hanno dei comportamenti abbastanza particolari, no? Guarda, diciamo che noi abbiamo avuto oggi la fortuna di conoscere la tua famiglia, ma, diciamo, ma non, nessuno di noi potrebbe fare quello che tu hai fatto, tutti abbiamo delle, delle, perdite, delle perdite, e quindi chi, chi prima, chi più in tenera età e chi dopo. Ne siamo un attimo un po' più, più chiusi riguardo a questa cosa, certo. chi in modo un po' più tragico, chi in maniera forse un po' più. più meno tragica, ecco. Diciamo che ci sono alcune note nei nostri passati che. è difficile no, da spiegare quando non, non le provi. È molto difficile, capisco, però ecco, mh, poi avremo, avrò anche modo di parlare con loro. Credo che in questo momento, anche se evidentemente le sensazioni sono quelle che sono, dov dovremmo, dovrebbero, cercare un attimo di trovare una stabilità che ci porterà per l'appunto uh, e ci farà uh, ottenere mh, quello che dobbiamo fare, cioè la nostra missione, il nostro obiettivo. Non vorrei che magari, o in battaglia mm -hmm. o durante il viaggio… Uh, questi due ragazzi potrebbero un attimo perdere di vista il nostro obiettivo, cioè li ho visti veramente tanto destabilizzati e onestamente Beh, ma... non me l'aspettavo troppo da, da Alexander, questo devo, devo dirtelo: eh, ma devi capire che è stata la corsa della morte pur no, non, non avendo molti ricordi. Proprio di, di prosciuga tutte le energie che hai dentro. Una volta uscito, è stato come uno sciocco di dita, mi sono sentito a terra. Poi tutto quello che è successo dopo. È, è, è durissima è durissima tu infatti... sei un Alfred e, e questo anche adesso mi viene dato prova di crederlo te sei un Alfred e infatti sei l'unico che è rimasto qua e questo mi fa, mi fa capire molto bene di che passa sei fatto se ci pensi sì eh, stavo per andare a riposarmi anch'io poi a uscire a fare un paio di commissioni però magari più tardi, mettiamola così eh, magari più tardi invece cioè. tu, cioè nel senso sappiamo una base su, sulla tua vita però qualcosa di un po' più personale eh. Personale. Guarda, io in realtà uh, devo dire con dispiacere che non ho vissuto quello che avete vissuto voi. Io. Ma non eh, c'è nessun dispiacere, Alberto. No, no, dispiacere nel fortuna. senso che ah. sì, è sicuramente fortuna da una parte, uh, però anche se avete passato quello che avete passato, le vostre disavventure, le vostre perdite, i vostri dispiaceri, però voi avete vissuto appieno questa esperienza e sicuramente anche se non ricorderete nulla, sono certo del fatto che. Vi siete elevati a un livello maggiore, siete cresciuti tanto. Io invece ho passato tutta la mia gioventù a, sì, a essere allenato e anche vero da essere allenato da uno dei migliori, da William Tafford. Io ti chiamo, ti chiamo Bill perché ormai è diventato un amico più che altro. Mi viene amico in mente più. comunque William Tafford Eckert come persona che ne okay. ha parlato tuo padre. Sicuramente un okay. guerriero eccellente. Un suo okay. compagno, di, diciamo, non di corso era un anno prima o un anno dopo, adesso non ti viene in mente. Però ti viene in mente come esempio che usava. Se Bill fosse qui ti farebbe vedere bene, ma anche meglio di me volendo come usare la spada. Ok. Semplicemente questo un, comunque, sì, no, è un... Sì, ti viene generale, solo in mente il di fatto di Niente in particolare, quello è quello che ti posso dire. Senza, non serve un tiro perché te lo ripeteva perché, quando sì, eri sì. piccolino. Poi crescendo ti sei più innamorato della tecnologia, quindi hai cambiato strada, diciamo. Sì, sì, sì. E lui sì, è stato per me un maestro di vita, onestamente. Eh, mio, mio padre me ne ha parlato un po' di volte. È naturale, come non conosce lui, lo già molto bene. No. Tra altre cose, Grazie anche lui come voi: assolutamente sì, con la spada è il numero uno. Come voi, anche lui ha partecipato e vinto. Tra altre cose, eh, mi pare. La 103esima edizione della Corsa della Morte. Quindi, sai, un combattente, una persona che ne sa, e ripeto: Giusto, che ne certo. sa. Sotto vari punti di vista, a me mi ha insegnato tutto. Eh, L'unica cosa che non mi ha insegnato, perché ovviamente non poteva, è eh, l'esperienza sul campo. Io, un Vabbè. domani, probabilmente anche molto prossimo, eh, finalmente potrò veramente eh, capire e mettere alla prova a me stesso. Capire se avrò paura, perché poi, sai, eh, alla fine non lo sai mai, sei paura. Ecco, Sir Cosgrave, a lei il calice. Grazie mille, mi mancherebbe. Ma Alto un attimo. Uh, Alexander, finalmente arrivi alla, alle mura del, che vanno a dare poi sull'anello sull medio della città e c'è una piccola colonna di persone che passi e dopo qualche minuto arriva il tuo turno per andare al di là dove le guardie fanno passare ovviamente guardando rigorosamente noti che mettono anche le mani addosso quando vanno da una parte o dall'altra li controllano tutte tu sai già che questo tipo di controlli è normale quando si passa dall'anello centrale che è quello più ricco all'anello medio anzi vedi anche che le mura sono un po' più belle verso l'interno e c'è una buona quantità di guardie che, che guarda un po' letteralmente dappertutto Arrivi lì e... c'è una guardia e dice, eh, serve, eh, come posso... Beh, come posso vedere, lei forse non è di questa zona. Per correttezza e per regolamento, le devo chiedere di mostrarmi che cosa possiede nello zaino. Grazie. Buongiorno. Certamente, grazie, grazie. Sar Però... è... vedi che lui lo controlla. Ma... L'hai già visto fare in passato quando andavi avanti e indietro da, da quella zona lì? Controlla, vede c'è quello. E a un certo punto tira fuori una cosa strana. È un sassolino. Dice: Strano. Questo cosa sarebbe? Se posso, ovviamente. Master, è quel sassolino lì? Tira, tira su, memoria. Non, non probabilmente ti deve essere caduto dentro. È strano però, tutte quelle striscioline verdi... Potrebbe essere un verde... Un verde malvagio, per, per spiegarmi bene, per farvi capire la tendenza. Quelle striscioline che ci sono attorno, che per un attimo ti sembrano come brillare per un attimo al sole, eh, sono strane, ma forse un sassolino che ti deve essere caduto dentro. Bah, quando mai. Mm. Eh, sarebbe... Questo mm. strano. Non so cosa sia lo, lo, lo butti Probabilmente mi è entrato nello zaino Ma è carino comunque Va bene Lo metto nel taschino eh, Prego per il resto è a posto signore Vada pure Passi Grazie. oltre, ci mancherebbe, passi oltre il cancello delle mura, tu passi e vai avanti. Sai che ci vorrà un po' per arrivare in quella zona e chiedere informazioni dove è quel tipo di biblioteca, dove, dove c'è anche quel, quel nano a quanto pare. E quindi ti incammini. Mi fai un altro tiro su percezione, eh, Alexander. Sì. Niente, continui a camminare. Eny. Dopo che vedi eh, Phil Vandrel che sta finendo di stillare tutta questa pergamena con tutti questi nomi di alberi particolari, alcuni li hai già visti, eh, vedi che c'è l'albero Sartus, il Purer, l'albero Fermus, il Tar, c'è anche l'albero Zazon che è molto raro, l'albero Leek, addirittura c'è in fondo anche un, una bella calligrafia, veramente bella, l'albero Reikron e sottoscrive List. Questa signorina, questa è la mia lista. Questa è la mia lista, e adesso le lascio una nota giusto per ricordarsi: Lista di alberi magici per bacchette richiesta da Phil Vandrel Andratin, sir. Punto, eh, per quanto riguarda. giusto. La. Il lavoro di ricerca della citata signorina. Eh, lei si chiama? Eh, scusa che non mi sono presentata subito, mi chiamo Eni della foglia. Eni. della. foglia. Voilà, ecco lei. Lei è molto generosa. <coughs> Sta bene, <coughs> un po' d'acqua. Tiro fuori. Ho la mia, vedi che tiro fuori una, una boccia di vetro particolare con tutta quest'acqua che sembra essere più un po' più luminosa, come quasi accesa. Eh. Ma. Eh. 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 Eh è <coughs> eh, eh, sicuro che sta bene mm. sì? ah, ecco fatto e eh, la vecchiaia questa è questa quest acqua particolare eh. che ti <coughs> chiedere una, una particolare pozione che mi che mi rintegra diciamo che mi, mi, mi fa fare meno sofferenze l'artrosi tutti me, 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 roba alchimica che, vabbè, eh, ok ecco la lista a lei la tenga ben stretta perché qui ci sono tutti i nomi di tutti gli alberi che possono avere delle, delle bacchette si ricordi di quando lei strappa un ramo si ricordi che l'albero deve essere eh, maturo se lo dovesse okay. strappare prima quell'eventuale bacchetta eh, potrebbe essere totalmente inutile diciamo si può lanciare nel fugo e vedere anche un piccolo scoppiettio magico probabilmente e detto ciò se posso mm. esserle utile in qualsiasi altro modo, lei dica pure. Uh, me, prendo il foglio, lo metto nello zaino. Sì, segna. Eh, pergamena Filvandral, uh, lista degli alberi per bacchette magiche di Filvandral. Va bene, grazie, spero... Ci uh, mancherebbe. Chi... È un piacere. Può trovarmi a qualsiasi parmi... ora, io sono sempre qui. <ride> mm. Sì, ma magari la prossima volta quando torno qua con degli materiali eh, riuscirò a prendermi anche qualche bacchetta eh, sarebbe... anzi le dirò di più le farò degli ottimi sconti. Se lei mi porta del materiale, io lo valuto di più. Se lei vuole acquistare del materiale, delle bacchette qui da me, ho una moltitudine di tipologie di bacchette. Mi occupo principalmente solo di quello. Ma se le interessa qualche altro manuale per imparare ad incantare bacchette, qualche pergamena di studio, eh, mm. posseggo anche quelle. So che è un'arte complicata, ma avere gente che mi aiuta o che un giorno potrò fare lavorare con me, per me sarebbe. Beh, Utile, anche perché la mia età pian piano se ne va. E quanto eh. costano questi manuali per uh, creare delle bacchette? Beh, direi che il, un manoscritto che io stesso personalmente ho uh, eh, idotto, che ho tenuto, che ho fatto di mia mano, di mio pugno, eh, dipende, dipende da che cosa lei può darmi in cambio. Se mi mantiene la promessa che una volta trovate io sarò il primo ad avere le sue bacchette o i suoi lavori, potrei farle un ottimo ed importante scontro. Sconto. Mm. No, sc sono... Mi scusi. Ovviamente, deve dirmi di qual tipo di, 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 diciamo di manoscritto le interessa. Se le interessa la creazione di bacchette magiche di primo grado o la creazione di bacchette magiche di secondo grado, che ovviamente è molto più potente. Le, le ricordo che eh, certo. nelle bacchette di primo grado si possono infondere incantesimi che possono essere a livello di magia, di primo, secondo, di terzo livello magico. Mentre nelle, nelle bacchette di secondo grado, eh, ovviamente, si possono infondere le bacchette con livelli magici molto più alti, per esempio di, di quarto o di quinto, addirittura livello magico, ma quelle di quinto solo nella bacchetta Record. Le altre bacchette si, si distruggerebbero nell'operazione. Beh, per ora abbiamo delle commissioni importanti da fare, ah, ma per... quando. Tornerò in città dopo, dopo questa nostra com commissione, passerò sicuramente da lei. Certo, se si ricordi Signore che, che il manoscritto, se vuole, delle, delle bacchette di, 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 di primo grado, posso, potrei anche venderglielo per modico e, e tranquillo prezzo di, di una ventina di monete d'oro. Mm. Se lei però mi promette, perché altrimenti a prezzo pubblico è differente, ma a prezzo per coloro che lavorano magari per me, potrei fare questo sconto. 20 monete d'oro è quasi un regalo per un manoscritto del genere. Ah no, sì, sì, è vero, 20 monete d'oro sono pochissime... Però de devo valutare. Beh, pochissime devo no. Valutare. Diciamo che una normale persona con 20 monete d'oro ci può vivere mesi e mesi. Questo è vero. Ma per quanto riguarda avventure senza sosta, e sì. scontri con mostri che ti vogliono attaccare. Come mi ricordo sotto una radice di un albero che stavo. Un mostro. Ricordo, tempi in cui ancora riuscivo a muovermi senza sentire dolori. Eh, se ne sono andati, quanto invidio voi giovani e soprattutto voi, elfi, che potete non avere problemi di noi uomini, per molti, e molti, e molti, e molti, e molti, e molti, e molti anni. Eh. E quindi sì. va bene, se le interessa glielo vedo anche subito, altrimenti, le auguro una sì, buona noticia. magari, magari passo anche più tardi prima, prima di partire. Grazie, signor Filvander, è stato piacere di conoscerti. Grazie a lei. E esco dal negozio. Uscendo dal negozio, eh, guardi a destra e a sinistra e tirami su percezione. Li noti. Ti stanno guardando da tutti e due in quel momento. In cui li guardi, poi sembra che si girano proprio in quell'attimo. Sembrano essere in un negozio, non di fronte, ma un altro più là. In questo negozio sembra che ci sia scritto i tessuti. Eh, tessuti e molto altro eh, sull'insegna, e sono in una finestra. Da questa finestra li vedi subito. Sembravano nascosti anche abbastanza bene, però li, li riesci ad individuare. Ti stavano guardando, e appena ti sei girato dalla loro direzione che li hai visti, si sono spostati e non li vedi più adesso. In quel momento, mm. faccio, faccio finta di niente, ma. Uh, vado in direzione per tornare alla locanda da, da Ecarte Albert. Vai, torni e... indietro verso il cerbiato argentato. Sì. Ok. Sì. Um, Alexander, stai sì. camminando, stai guardando, e hai i tuoi pensieri in testa ancora, come mai, perché, eccetera, eccetera. E a un certo punto ti sembra che ti manchi qualcosa. Percepisci la sensazione come se cercando di guardare nelle tue tasche hai la sensazione che ti manca qualcosa. Che... Che controlli, c'hai cioè lo scudo, la spada, le tue cose, c'è tutto. Guardi, la sensazione, quella specie di qualcosa ti manca. Mm, controllo lo zaino, mm, c'è tutto. Fammi introdurre la percezione mentre ti fermi a controllare lo zaino. Ok, lo scudo, la spada ce le ho. C'è tutto. Mm, niente, è tutto normale. E continui ad andare avanti, sai che ci vuole ancora un po'. Ok, torniamo. Ma, Ma una domanda: eh, qualora mi mancasse qualcosa, non la... La... si rispecchia sulla mia scheda. Sì, sì, sì. C'è ah. tutto. C'è tutto. Ah. Ok, è una sensazione: è una sensazione che ti manca qualcosa, okay. forse qualcosa di piccolo. La, è una sensazione strana mm. non lo sai torniamo in locanda Albert eh, fammi un tiro su vigore perché sì. quest'altro calice che ti sì, sei sì. scolato può cominciare a... però la tua fibra è forte e tu resisti non hai molti problemi in realtà a resistere anche se come ti dicevo non sei un habitué di, di, di vino però eh, eh sono già. rilassato Sei eh, più che rilassato Stai bene ma, rilassato, ma non, non sei alterato Sei più che rilassato sì, ma sì. non sei alterato Perché comunque il tuo fisico mantiene E quindi capito come ti dicevo A livello teorico Sento di sapere tanto Poi ovviamente non posso avere Amico mio la supponenza di dire Che poi eh, in battaglia eh, dico, eh, C'è parecchie differenze Abbiamo avuto un po' di, di problematiche prima alla corsa della morte, e effettivamente la teoria è parecchio distante dalla pratica. Sì, sì, infatti è quello che... Poi, guardi, di capire una cosa, uh, per quello che mi spetterà, per il fatto quindi che sarò uh, reggente, no? Quindi sarò sul trono, sai? C'è parecchia gente che sta cosa probabilmente non gli va giù, quindi ogni giorno, quotidianamente, sono circondato da persone che non so se effettivamente sono o non sono amiche, se stanno con me per un secondo fine, e se magari... Qualcuno mi vuole morto, cioè capisci? Io vivo quotidianamente con questa non paura, perché io non temo persone del genere, però con questa pressione, no? Di avere sempre eh, intorno a me persone che non so se sono eh, amiche o se invece stanno a me per secondi fini. Uh, invece sì. trovo in te, trovo in voi delle persone, come dire, pure, pure dall'animo nobile eh, ma non nobile eh, nel senso come eh, classe sociale per carità no nobile eh, nell'animo eh, pronti ad aiutare pronti ad aiutarmi ad aiutarci e quindi eh. questo mi fa solo che piacere Edgar. siamo un gruppo quindi non vedo dove sia il sì siamo un gruppo problema. però evidentemente voi da quanto tu da quanto mi conosci Magari avrai sicuramente sentito parlare di me, però bravo, tu mi conosci da stamattina. Eh, io di te, evidentemente non so nulla, come tu, non sai nulla di me, a parte chiaramente il mio cognome, la... da dove vengo e quello che diverrò. Uh, però noto e ho un senso, magari anche un po' inebriato dalla bella serata. Un senso positivo uh, che credo ci farà fare tante belle cose insieme. Allora, a questo tuo sentore positivo. Guarda, i bindi si oggi sono pericolosi. Però... Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Eh, a te, Cata, la nostra. e che sia una, una bella amicizia e... tra me e te, in modo da poterci magari proteggere vicendevolmente. Alla okay. salute, amico. Me. Alla salute, e io lo finisco, finisco il bicchiere. Ok, eh, tirate tutti e due un percentuale. Ehm. Um... Albert ne vuoi un altro, Eckhart sai che più di quello non, non vuoi bere, però tu Albert vuoi un altro bicchiere. Guarda, ecco, ho visto che l'hai finito solamente oh. ora. Io sono davanti a tiri più uno. Però dai, la serata è talmente tanto bella e rilassante. Che io ancora insisto. E Alder, Alder, no, no, no frattempo, aspetta è... che chiamo qualcuno. e sicuro. No, sono si avvicina proprio al di... mezzogiorno, mentre sta partendo un ah. uomo lo, lo ferma al mezz'orco. Si alza lui e viene verso. Sir, Cosgrave, come posso servire? Come sempre un piacere. Guardi, per me ormai ha capito, no? Immagino che me ne possa un Un altro mangio. giro per il signore okay. invece? E eh, cazzo, magari un dolcino, ce lo dividiamo. Anche un dolcino. Oh. Dai, ma... prendi qualcosa, non mi fa bene la giada su. No, sono appostissimo così, non... Guardi, io, signore, eh... le posso dire che effettivamente eh, Sir Cosgrave ha preso dei vini molto, molto buoni. E eh, le posso consigliare di provare un altro tipo di vino se si era stancato di quello. Breve. Ma se invece... È stato abbastanza convincente. Puoi eh, farmi... Mi ha convinto a, pre... a fare qualcos'altro a, qualcos a prendere un altro vino, un altro tipo di vino per provare qualcosa di più magari più dolce, un pochino po più particolare. Puoi farmi un contro diplomazia? Eh, sì, come Convincimi a non portartelo. Oppure magari, oh. hai qualcosa di più leggero, non so, Gazze eh, Aveva una riserva una in una per riserva perché importante. No, perché no? Eh, certo. pa, 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 pa. Eh, basta, diglielo che bere da solo non è. Non è piacevole come bere in compagnia, o no? No, guardi... Nessun problema... Cosa avrei se lei... dica, dica pure. Se lei non vuole altro vino, non c'è nessun no, problema... Ho sentito che c'è questa nuova forma di svago. Mettiti un... Uh, bravo. Ho già capito. Mettiti un segno su sì, diplomazia. Sì, sì. Ho saputo che c'è una nuova forma di, di svago nei questi quartieri alti, chiamato Narghileum, mi pare si, si chiami, con... Uh, es, cioè... Della, del... del... Adesso non mi ricordo... Albert, al... per caso sei, sei Effettivamente sei tu. Eh, sì, non è nostra usanza, ma potrei recuperargliene uno. Eh, ne sarei veramente grato se riuscisse per altre cose... Come, come forma di svago avevo immaginato un'altra un nuova forma di svago che, che sta girando e di cui mi sono accaparrato una, una buona quantità. C'è questo gioco che fanno tra di loro... i... Più elevati questo gioco di carte particolare, pensavo si riferisse a quello, ma non. Ah, ah, guardi, già, avevo già sentito uh, questo nuovo gioco, però so che tutte le carte sono adesso subito a, a ruba. Quindi, sì, diciamo è praticamente... che questo il, 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 il venditore principale, questo, questo signore che anche a me ha portato. Eh, anche a me ha portato uno dei suoi, come chiamarli? Questi cubi questi cubi di ferro che generano questi, cubi di ferri che generano i, i, questi pacchetti magici con, dentro le carte. Eh, creano queste, queste carte del famoso Majestic. E quindi sì, sì. che ormai qui tra i nobili sta diventando più importante. Ovviamente si parla di carte magiche di cui io non conosco bene le regole, ma ho già visto fare una partita proprio l'altro giorno, dove a quanto pare questi due nobili che mangiavano qui da me hanno evocato insieme un, un piccolo essere, come se fosse un piccolo fantasma che regolava eh, questo, come dire, questo gioco. Eh, di più non le so dire, però... L'unica cosa che ho capito è che c'è bisogno di, di una ventina di carte del tipo eh, di creatura, se non erro, e una ventina di carte del tipo di equipaggiamento. Ma eh, di più, potrei venderle comunque la quantità di magia che c'è nel mio cubo. Ora di sicuro ci sono almeno ancora tre cariche di, di vendita, almeno da quanto mi ha detto questo personaggio, questo strano... Questo è un bell'uomo, un certo Maximus Maximus Arefin, eh, effettivamente eh, mi ha detto che la carica magica che genera i pacchetti eh, di giorno in giorno può aumentare o diminuire. Ma ho ancora tre cariche magiche che equivalgono a tre pacchetti. Albert? Come si chiama Maximus? Arafin? No? Yes. Tiro su nobiltà me lo concedi? Eh, certo. Non ti viene in mente nessuno. Ok. Sì, eh... È... Che vogliamo fare? Okay. Che vogliamo fare? Allora, guarda, eh, tu ho capito che volevi questa roba del Gileum? Non so sì, nemmeno se qui eh... ce l'hanno, ovviamente. Ce l'avete, sì, Scusate, stavo, stavo pensando. No, 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 no. Eh, ora qui non lo avrei, però se mi dà tempo, un paio d'ore posso mandare qualcuno a recuperarne uno. Un no, paio d'ore, guarda non so se un paio d'ore. Non... Quello che potrà succedere, o se saremo ancora qua. Guarda, qui facciamo una roba: a me mi porti sempre questo buonissimo bicchiere di ah, lino, lino argenteo. Eh, di quanto... Credo che lo sta prendendo da una bottiglia, questo lino argente. Quanto manca a me la bottiglia? Cioè, a sto punto, porta direttamente. No, sto utilizzando una botte mia particolare. Ho ah, okay, no, no, proposito di, botte... di bottiglie, mi intrometto. Mentre stavamo passeggiando, ci ha portato una bottiglia di un vino. Sì, sì, eh, sì, 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 sì. Il vino di carne, è, certo. Questa è una cosa a parte. La bottiglia mi interessa. Cioè, la bottiglia in sé è vuota. Sì. Mi sì, interessava eh... perché era... Le bottiglie no, non ce, non le non le non fornisce, ce le fornisce direttamente la, eh, diciamo la, la, la ditta di, di costruzione ignomica con cui noi siamo sempre in affari. Ovviamente eh, se forse lei si sta riferendo alla, alla manifattura particolare è perché questi esatto. ignomi si occupano eh, principalmente, eh, come anche i miei inservienti qui, di, di tecnomagia. È una famiglia eh, molto importante. Una, Guarda, la la, la, la famiglia Sneal. Perdonami, signor Corf. La famiglia Sneal, è una famiglia che a quanto pare eh, fa tutti i tipi di capsule, comprese bottiglie particolari. Mi dica, signor Cosgriff No, mi dicevo che, appunto: eh, il mio amico qui no. ECAT è appunto un uh, emergente tecnomago, ma sarà mica possibile avere la medesima bottiglia? Per farla esaminare, per farla vedere. Perché no, assolutamente. assolutamente. Se ancora la vita a disposizione, ovviamente. Sì, sì, sì. sì, sì. Uh, quindi porto un calice ancora di lino argenteo. Per mm -hmm. lei, niente, signor Eckhart, devo aver capito bene il nome, eh, mi perdoni. Sì, esatto. No, e le porto anche la bottiglia vuota, che la lasciamo senza, ovviamente, nessun prezzo. Magari. magari. Assolutamente. Gentilissimo, gentilissimo. Cioè, vedete che, allora. che se ne va. Non so, ho visto piacevolmente colpito dalla bottiglia e. Ma era un... particolare. Mi è sembrata una roba un po'. Ma da quello che ho capito, diventa una roba Quindi puoi anche avere modo di analizzarla nei giorni a venire o semplicemente più tardi. Sì, sì, sì. sì. Non ho ben capito come funziona la roba di questo nuovo gioco di carte con il cubo con le cariche. Forse dovremmo anche. Proprio in mezzo sì, esatto, che... esatto, Sì, sì, sì. Non lo so. Vieni viene in mente qualcosa di cui stava parlando tuo padre, Albert. Tirami su memoria. Sì. sì, effettivamente, più che tuo padre, ne stava parlando con tua madre, che a quanto pare sembrava essersi presa per questo gioco majestic di carte, però costavano molto i pacchetti eh, a quanto pare e lei stava chiamando sempre persone per portargli... Nuove, nuove carte la stavo e, e tuo padre ricordi che stava discutendo proprio dicendo sarà anche una figata ma fammi parlare fammi capire cioè cos'è sta uova del majestic una cosa così ti ricordi che però tu stavi passando in camera o nelle tue stanze quindi non hai notato molto non sei andato oltre dovevi fare un allenamento tra l'altro con William quindi e si parla di 3 o 4 giorni fa tra l'altro Guarda, giusto appunto, qualche giorno fa mi sovviene il nome di de... questo Majestic, eh? ne stanno parlando i miei. Sai, è un gioco di carte per nobili, no? Infatti c'era mio padre e mia madre che ne stavano parlando. Mi sembra che mio padre, come al solito, non aveva capito nulla del gioco, però mia madre spiegava effettivamente, eh, da quello che ricordo, del costo, probabilmente, è molto elevato, dei pacchetti. Però guarda, se vuoi saperne di più, anzi, lo vorrò anch'io, Uh, quando ci sarà modo, ora non so, probabilmente non uh, in un tempo vicino, ma potrò chiedere di sì, più magari ai miei. Sì, 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 gioco, sì, sì. Senza, senza problemi, sì. E passa ancora un po' di tempo. Dopo poco esce. Esce ancora il mezzorco e porta il calice, Sir Cosgrave, oh, ecco Eccolo lei. qua. Grazie mille. Guarda, porta... non so nemmeno se sarà l'ultimo, questo però grazie. Certo, quanti ne vorrei, Sir Cosgrave. e se ne va via. Mi spiace molto che alberda da solo. però insomma, oh, accetto guarda, il fatto guardate, che. Io... Se al massimo, sei Sono... al limite. Non è il limite, è il punto giusto, semplicemente quello che intendo. Poi vari stasera. Stasera, stasera, ora sono il momento giusto, ora. anche perché poi dovrei fare un paio di, di cosine in giro. Sì, mi dicevi che fare delle in commissioni, ma se vuoi sì. ti accompagno anch'io, ti do una mano. Ma, ma Molto guardare. volentieri, sai? Il Dovremo fatto è che sono sempre io. stato uh, addestrato, perlomeno ho sempre vissuto il presente, no? Quindi questo è anche un modo per conoscermi un po' meglio, no? Faccio sempre le cose che mi sento di fare all'istante perché poi sai magari dopo uh, chissà quello che può succedere quindi sì, per sì. questo capito ti invitavo per l'appunto a non attendere perché fare ora uh, perché far dopo un qualcosa che potessi fare ora però guarda questo è eh. ma adesso mi è venuta in mente una cosa uh, uh -huh. diceva tuo padre che non, non è avuto molti, molte molte amicizie in, in infanzia ha avuto molto uh, sei stato molto impronto su, sull'allenamento su doveri su cose così molti credono che la, 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 la vita o comunque l'infanzia di, di un nobile e nel fatto specifico di uno come me che diventa la gente. sia una passeggiata qualcosa di facile una, una sorta di, di vizio, no? oh, che a quello è un viziato, che a quello sarà reggente. no? Invece non è affatto così, anzi proprio per il fatto che io sono diventato reggente, eh, ho avuto un'infanzia molto dura perché ho necessità e obbligo di imparare, di destringermi bene, di essere un buon re. E appunto per questo eh, le amicizie, caro Hecat, vengono meno perché eh, non c'è tempo per stringere legami, perché il tempo anche quello è denaro e l'ho utilizzato per allenarmi per studiare molto forse Vabbè. anche troppo tra le altre cose e quindi sì a livello di um, relazioni uh, ne ho avute veramente poche e come ti dicevo prima non so quante relazioni vere ho effettivamente avuto è per questo che mi trovi oggi nel, nel oggi perdonami un po' di oh, più... tirami su vigore eh. Albert Resisti. Cioè, se ti senti un po' svolacchiare, ma sei, sei ancora cosciente di ciò che dici e di ciò che fai. Ti senti, però più leggero. Mi, mi trovi oggi nel, nel dirti quanto sono effettivamente grato di aver incontrato veramente persone come voi. Ti ripeto, è stata ed è tuttora è un percorso difficile. Guarda, immaginati di diventare il prossimo re degli umani. Cioè, quello Beh, che voglio far capire è il fatto della dell'enorme di disponibilità di denaro che abbiamo in famiglia. Uh, non fa in modo di avere un percorso più facile. Anzi, vengo molte volte giudicato proprio per questo. Per i beni, per le proprietà, per l'estremo denaro della mia famiglia. Vengo giudicato e vengo anche visto male da molte persone. Invece, per voi, uh, ho visto che non c'è stato. Un un giudizio di questo tipo, voi mi giudicate per quello che sono e per quello che dimostrerò, e questo mi fa seriamente piacere. Ripeto, mi dispiace aver voluto fare questo discorso, magari un pochino più profondo, anche a agli altri due compagni, però ah, ci, no. sarà ci sarà sicuramente un modo, ovviamente. Anzi, sì, spero sì. non ci siano, tra le altre cose, remore Uh, di questa serata mi sento. Guarda se posso, tante cose anche un po' in colpa. Magari uh, ho, ho stato troppo nel portarvi qua questa sera. Avrei dovuto avere magari un pochino più tatto nel fare una serata, magari più tranquilla. Questo probabilmente. Un attimo, solo Eni. Tu stai eh, sei praticamente ri riarrivata al cerbiatto argentato. Proprio in quel momento ti guardi dietro per vedere se, se sono ancora lì. Tira su percezione. <coughs> Guardandoti dietro vedi che non ti sta seguendo nessuno. Cioè, addirittura ci sono un paio di guardie che stanno passeggiando lì vicino e un paio di nobili che stanno parlando dall'altra parte dove sei tu. Sei davanti al cerbiato e se vuoi puoi entrare. Ah uh, sì, en entro. Entri e vedi che ci sono Albert e Eckert che, che hanno, stanno parlando tra di loro. Sì, vado verso di loro. Mm. Uh... Annie! Sì. Ah, e bentornata. Uh, hai trovato Alexander? No, non ho trovato Alexander, oh, però è successo qualcosa di strano e vi, vi volevo parlare. Eh, uh, è sempre il fatto che hai buttato un bicchiere a terra, quello è Sì, foto, no? stai bene ora, Esatto, quella è l'importante. La... Sì, scusatemi, mi ha preso qualcosa devi, forse. Ma no. dici Comunque racconta sono... che è successo? Sì, sono pure. uscita per cercare il re Alexander, non c'era qua vicino. Ho deciso di guardare se c'era magari lì attorno. E a un certo punto ho notato due signori che mi stavano seguendo. Secondo due signori e... mi stavano seguendo. Sì, non... ho anche controllato, sono entrata nel uh... negozio, sono entrati anche lì poi hanno aspettato finché non sono uscita. E gli eh, posso sapere la fisionomia dei loro volti? Perché io conosco molta gente, potrei indagare sul fatto. Non conosco i loro volti, però il modo... Non conosci i loro mi... volti? Mi... Mi, ri... mi ricorda il loro... Vedo che gente? parlavano, certo, certo. Mi ricorda il... Sì, ti ricorda sì. il cugino Vito. Ok. Uh, sì, no, non conosco loro, li... cioè non li conosco, però... Ma erano coperti par... da qualcosa? Uh, oppure non li hai visti? Ah, avevano, avevano delle capucce, però quando sono entrati nel negozio li ho visti e hanno anche parlato con il proprietario del negozio e avevano quel modo di parlare come aveva il tuo cugino Vito. Hai trovato in loro una stessa, che vogliamo, cadenza sì. uh, rispetto a quella dei miei pugni. mi è di sì. E se posso chiedere, uh, posso sapere uh, la modalità con cui si sono espressi, non so chi in questo caso, gli uh, Restavano... hai notati... Uh, non sembravano molto gentili, diciamo. Non sembravano gentili. Sì. Eh, non so, mi è sembrata strana questa, questa cosa, vi volevo dire. Beh, Magari strane, tu sai strane. qualcosa Albert, mm. se possono essere collegati al tuo cugino. Sì, se... la città lì fuori è piena di gente, però sono abbastanza certo che se hai sentito in loro uno stile di parlata affine a quella di mio cugino, era probabilmente della sua cerchia. E se mi dici e mi ripeti che loro sembra quasi che ti, se che ti abbiano seguito... Uh, è un qualcosa da appurare perché non è normale e conoscendo quella che è la cerchia vicina di mio cugino è da fare attenzione. Mm. Quindi Ora, dici che potrebbe essere lui a mandarle queste persone? La domanda uh, giusta da fare è perché li ha mandati e perché ti hanno seguito. Ti ricordi davanti a Richy cioè, mio cugino. È sembrato, se posso, senza uh, parlare in maniera sgarbata. Sembrava interessato a te. Mi ricordo che uh, ti ha parlato in un modo particolare. Tra altre cose, non si è nemmeno presentato a Hecato mm. Alexander. Quindi, sì, uh, probabilmente li aveva mandati lui. E questa Scusa, cosa, ovviamente, non può passare. Già, adesso non, adesso non vorrei, ovviamente, non conosco, non conosco questo, questo ambiente, ma visto che tu, come ha detto tuo, tuo cugino, sei di famiglia seppur che acquisito cioè. non potrebbe essere per protezione al posto per è Beh, possibile. Se... non ho rischiato cioè... di parlare con loro perché non cioè, non conosco il giro fatto molto di queste bene persone a non, parlare con loro. Uh, non esiste Gatt, che che uh... Vito Corleone, mio cugino, e il suo, il suo gruppo vanno in giro a proteggere gli altri. Loro, se possono, non sono nemmeno in grado di proteggersi da soli. Sono persone, come ti dicevo l'altra volta, uh, che vanno evitate perché sono persone che tutto quello che desiderano avere se lo prendono. E se qualcuno fa opposizione e non fanno, uh, e, e non sta nei loro piani, loro se lo prendono con la forza. Ora sì, ma... ragazzi non voglio mettervi in allarme ovviamente, però conosco molto bene quell'ambiente lì e molto probabilmente non si fermeranno. Al che ti domando Emi, ma ti hanno seguito oppure li hai persi una certa? Perché, Perché ora è probabile uh, che magari uscendo li, li troviamo. Eh... Ti hanno seguito? Stop. Alexander. Stai... Stai continuando a camminare. Che okay, dopo un po' forse nemmeno sai come ci sei arrivato. Forse non sai che cosa ti ha portato lì dove sei adesso. Ma finalmente <coughs> arrivi dove c'è le, le mura dell'anello medio che danno sull'anello eh, della città, sull'anello esterno. E proprio lì ti ritrovi di fronte al Tempio di Gargan. Non sai cosa ti ci ha portato. Eh. Ci sei già stato più volte, anche se non sempre, e ti ritrovi lì, sei lì di fronte, non sai perché, non sai per come, mm, però ti ritrovi lì. Ed è proprio sul limitare. Tu sapevi che eri nella zona dell'anello medio e sul limitare ci sono un paio di persone che entrano è molto grande il tempio è molto bello anche da fuori c'è la statua di gargan con i capelli lunghi con, un, con il suo spadone enorme sulla schiena così forte che si propone lì davanti tu lo guardi e lo vedi così alto eh. ah, vedo il tempio gargan entro entri lo okay. vedo come un segno sì, arrivi lì ed entri senti sul fondo un, eh, senti, vedi, praticamente non c'è nessuno, ci saranno due o tre persone. Qualcuno è tutto fatto di, di pietra, molto bello, è molto grande. Sul fondo vedi, probabilmente, dei chierici che stanno, stanno pregando e senti questa canzone provenire dal fondo che stanno cantilenando. Senti: Ieeee. <sussurra> li senti continuare ed è una canzone che tu ti ricordi molto antica le parole il significato si è addirittura perso e senti questi chierici che continuano c'è un modo per so se c'è un modo per porsi a Gargan, quando si entra in un tempio, qual è in il ruolo? In realtà, modo per... non c'è un modo preciso per nessun tipo di divinità. Ognuno, inocchia, ognuno fa quello che vuole, no. ognuno fa come si sente. Tu sai che, però, volendo, ci sono delle, delle alcove dove si può parlare. Eh, con, con un chierico per, per sentirsi risollevati ci sono proprio delle zone come, dei, come delle stanze all'interno del tempio, sempre fatte di pietra, dove tu entri e puoi, puoi parlare. L'hai fatto in passato, ma da quando hai cominciato a studiare, a studiare, a combattere e a parlare con Istriel. Che anche lui non è che frequentava tantissimo il tempio, però, comunque: eh, l'ultima volta che sei andato in un'alcova dove questa si chiama confessione, L'ultima volta che hai fatto una confessione è stato un bel po' di anni prima. Mi dirigo verso una di queste alcove, perché comunque ho un peso sento un peso ancora dentro di me, certo. di questo alcove, senti ancora i chierici che cantano sul fondo. Questa canzone con c'è un baritono lì che sta cantando, che sembra avere la voce un po' più alta. Tu entri col suono di questa canzone che ti rilassa, in realtà ti fa mm. sentire anche un attimino meglio. Addirittura protetto lì dentro. Entri nell'alcova e, appena entri, vedi che c'è questo, questo signore di bel aspetto, vestito con una grande tunica, che ha proprio eh, vari ritratti. Dove, dove c'è lui in un bosco, dove c'è lui, lui stesso che sta ritraendo un ritratto, eh, un ritratto di Gargan del, della statua, che sembra essere molto bello, e lui lì inginocchiato di fronte a lui che sorride. Appena entri, eh, salve, benvenuto, benvenuto. Eh, Salve. Accomodati pure. Senti questa voce molto leggera nei tuoi confronti. È un uomo però. È un uomo del... che avrà forse sulla sessantina. Come posso alleviare i tuoi dubbi? Io intanto mi presento. Sono Aldrin. Aldrin Wiesener. Chierico di Gargan. Piacere. Sor Alexander Ciccioni, paladino di Gargano. È un mio, è un immenso piacere. E vedi che si batte molto delicatamente così. Proprio piano piano e fa così. Come posso alleviare i tuoi, i tuoi pensieri? Come posso esserti utile, o oh, nostro difensore paladino? Un mio amico è morto. È morto ieri. E... ora mm. è morto ho partecipato alla corsa della morte e uh, uh. quando siamo usciti uh... pare che questo mio compagno con cui ho passato Gran parte del, del anzi, tutta la, la, la uh, il percorso, il mio percorso educativo e con cui ho vissuto tante cose, tante esperienze, tante emozioni. Eh. Non lo nascondo, ci sono state anche tante difficoltà. È venuto a mancare, pare, pare che un demone lo possedesse. Una storia incredibile. Eh, perdonami se ti interrompo. Un demone qui a Burastirith, nella nostra città, intendi? Era dentro di lui. Ah, una, una possessione. E... Sì. Oh, capisco. capisco, capisco, capisco. E si è manifestato. E... Per fortuna eravamo appena usciti dalla Corsa della Morte, quindi c'erano tantissimi paladini di Gargan. C'era Istriel no. con noi. Ah, Istriel. Sì. Eh, lo conosci quindi? Hai, sì. hai parlato con lui? Sei riuscito a sì, eh... È un po' che non si fa vedere. Io qui. ho studiato ad Osifan, quindi assolutamente sì. Uno studente sono... di Sì, so sono molto... di Osifan. E quindi deduco che dalla corsa della morte tu abbia finito gli anni di studi, che, sì. tu, che tu sia arrivato a, 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 alla scelta di maturare o eh, diventare parte della società, di scegliere di, ehm, di fare parte di questi, di, questi, di, di questi nostri tempi, di fare parte di qualcosa, è una scelta molto coraggiosa. Quindi io ti esorto a pensare spesso a quel tuo caro amico che, anche se era posseduto da qualcosa di cattivo, non si è mai, e dico mai, soli. Non siamo mai soli e non siamo mai malvagi. Ognuno di noi dentro ha sia una parte di bene e una parte di male. Ma Gargan ci insegna che la forza ed il coraggio di resistere alle difficoltà, di resistere alla tristezza e di resistere a quello che tutto intorno a noi cade, noi possiamo essere il pilastro. Tu Paladino e protettore, puoi essere pilastro e forza per tutti coloro che ti sono attorno. Tu puoi essere uno scudo. Ma io ho fallito, il mio amico è morto. Che pilastro sono stato per non lui? Non si può fallire. Non si può fallire. Ho Caro urlato Mangio, il nome di Gargan. Non, non mi ha ascoltato. Gargan non fa sempre ciò che noi vogliamo. Il nostro volere... È molto lontano da ciò che è Gargan. Noi stessi dentro di noi siamo Gargan. Noi siamo i primi a dover essere parte della difesa di coloro che non posseggono forza e coraggio. In tutti noi la forza di resistere è forte. Dentro di noi abbiamo l'obbligo e il dovere di proteggere e difendere coloro che ci stanno vicini, restando ancora più vicini a loro, restando sempre accanto a queste persone sono molto dispiaciuto dalla tua perdita ma sono convinto che lo spirito di quel tuo amico che lo spirito di quella persona vive in te e tu potrai sempre 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 portartelo dietro lo spirito di quel tuo amico ora sei tu ed è la tua forza ed il tuo coraggio caro ragazzo che ti portano all'obbligo di continuare ad essere parte di questo grande piano, di questo grande pensiero, che non è solo Gargan, ma di cui Gargan ci dà la fortuna di esserne parte. Noi stessi, in ognuno di noi si nasconde un Gargan, ma in ognuno di noi si nasconde anche un Krutan, in ognuno di noi si nasconde anche un Badabak. Ma Gargan ci dà forza e coraggio. Questa forza e questo coraggio, caro ragazzo, devi sempre metterle di fronte ad ogni cosa. Affrontare la vita con forza e coraggio ci dà la forza e il coraggio della positività, dell'essere sempre sorridenti e dell'affrontare veramente ogni singolo dettaglio, proteggendo e difendendo coloro che ci stanno divini, vicini e che in noi sono anche divini. Grazie per ciò che fai, paladino. Spero che la tua scelta, spero che la tua strada percorrerà la via della forza e del coraggio e che Gargan sia sempre con te. Grazie per queste parole. Mi sono... Grazie a te. Mi sono state molto d'aiuto e mi hanno aiutato a perdonarmi perché questa mattina il mio primo pensiero non è andato a Gargan ma al mio compagno morto e quindi mi sentivo... A volte capita anche a me. Ti capisco giovane, eh, tu sei così forte e così bello. Devi portare questa forza, questa bellezza e questo coraggio ovunque. E molte volte mi sveglio pensando semplicemente a quello che dovrò fare durante la giornata. E quindi mi dimentico anch'io del nostro gargan. E a volte mi capita così di passare una giornata dove mi sento un po' in solitudine. Dove mi sento un po' come. nascosto, e quindi mi ricordo che non voglio nascondermi e voglio che Gargan sia con me. Ora permetterò... permettermi di, di chiedere consiglio al nostro grande Gargan. Ora permettimi di. di essere eh, portatore di questa, tua, di questa tua sofferenza, di questa tua perdita. Permettermi di, di alleggerirti. Di questi pensieri. Oh Gargan, mostrati a me. Per un attimo ti sembra che si paralizzi completamente. Lui, addirittura per un battito di ciglia, nemmeno ti accorgi veramente di quello che accade. Ma una sensazione di calore eh, ti pervade, una sensazione di, di serenità. Un qualcosa di particolare. Non capisci bene. Sento e la presenza di Gargan. Potresti mm. definirla tale? Potresti definire un vento caldo che ti, mm. che ti abbraccia al volto la presenza di Gargan? Se puoi definirlo tale, sì. Altrimenti sì. sei tu a, a ah, vederla. Ok. Ok. E dopo poco vedi che è come se da una... Eh, da una... Mh, diciamo mille mesi male, paralisi che ha questo chierico di fronte a te, oh, Gargan... È con te. Gargan comprende la tua, dif la tua, la tua diffidenza nella, nella, nella positività. Ma io ti esorto, sii sì, portatore di forza e coraggio. Stai più vicino a coloro che ti vogliono bene e a coloro che con te camminano su questa strada. Stai vicino alla tua famiglia. Stai vicino ai tuoi stessi professori. Stai vicino ai tuoi amici. E se non ne hai, fa sì che la parola de, del della tuo cuore, della tua forza, del coraggio si avvicini anche a loro. Perché non solo tutti gli dèi ci sono vicini, ma Gargan ci dà forza e coraggio di affrontare ogni, e dico ogni, situazione. Gargan è con te, ragazzo. Gargan sia con te. Grazie. Porterò le sue parole nel cuore, come il ricordo del mio compagno Van. E lei non sa quanto, ma ha appena illuminato il mio cammino e so cosa devo fare adesso. È un piacere, ragazzo. Vai e porta forza e coraggio a tutti coloro che ne hanno bisogno. Mi alzo, faccio un cenno, lo, lo saluto, e torno, torno dai miei compagni. Appena apri sì. la porta, sì. senti

come Se ci fosse più luce di prima, tutto intorno a te, come se la tua forza e il tuo coraggio fossero stati ristorati, da, da, da questa esperienza, da questi momenti. Non, non ho dubbi. Torno, torno dai miei compagni, torno indietro. Esci non e con un passo veloce vai verso, torni, torni indietro su, sui indietro. tuoi passi. Sì. e Fammi un tour su percezione. Appena esci, noti che ci sono due tizi. Che mentre tu esci di corsa cominciano non a correre, ma con passo svelto e sembrano quasi mossi per venire verso di te. Appena ti giri a guardarli, vedi che uno si piega a lacciarsi le scarpe. Non c'è molta gente in giro. Però c'è comunque una guardia seduta di fronte al, al tempio. Che prima non hai notato, che è lì di fronte che sta pensando. È una guardia cittadina che sta guardando un po' destra e manca. Appena tu ti giri, vedi che uno si allaccia le scarpe, l'altro guarda il muro di una casa di fronte a sé e lo indica con fare strano. Oh, il mio sospetto è forte che mi stessero seguendo. Ah, ti sembra proprio di averli beccati in quel frangente. Okay. Ehi hey, tu! Ti faccio così. Mm, vedi che li guarda ma continua a fare e si gira a parlare contro con l'altro. Mi avvicino lentamente. E vedi che loro si spostano. Ed entrano in un vicolo. Erano due. Da quello che hai visto tu. Mi giro e con un passo molto accelerato cerco di tornare dai miei compagni. Ok, torniamo in locanda. Perché devi sapere, Eni, che sono anni che mio cugino mi mette sempre i bastoni fra le ruote e mi rende guarda, molte volte, ragazzi, la vita è impossibile. Ho un presentimento, ma non voglio allarmarmi e mi alzo. Uh, ma ho ragione di credere, Eni, che secondo me ti hanno seguito fino a qua. Quindi datemi per cortesia uh, qualche istante per andare a controllare questa cosa. Non venite con me, ragazzi, perché tanto alla fine, se sono loro, li conosco. Aspetta, stato... Albert, uh, sì. aspetta un attimo. Cioè, in effetti non mi hanno fatto qualcosa, mi stavano seguendo, non so perché. Ma prima di entrare uh, qua ho guardato attorno e non li ho più visti. Sì, sì, ma questo prendilo come una, una sicurezza in più. Conosco molto bene i modi che hanno loro per uh, seguire le persone. E se non ti hanno seguito, ben venga. Se ti hanno seguito, invece, probabilmente saranno qua fuori pronti ad aspettare che tu esca vado con loro se li vedo li saluto non, non abbiate timore ragazzi Prendo il bicchiere di vino che stavo sosteggiando e esco ok uscendo ci sono un paio di persone che vedi passare sembrano due nobili che stanno parlando al di là della strada dove c'è una, una panchina e sei Io comunque tiro su percezione tira su percezione eh, per guardare, ma in ma la percezione non fugace. Cerco di guardare cerchi bene. Di, di fare attenzione sì. a quello che guardi di fare okay. attenzione, in, soprattutto laddove trovo magari persone in coppia, Sì. ok? Sì, perché ti ha, ti ha detto che due, erano perché erano due e probabilmente anche eh, non camuffati, ma con dei cappucci, sì mentre Eff sorseggio il vino, effettivamente sì. Non distante da te, a un paio di stradini dalla destra, noti che c'è un paio di tizi appoggiati al muro, ma sono nascosti, mezzi nascosti da una, da una cassa di legno abbastanza grande, però li hai notati perché uno si è mosso, se non si fosse mosso non l'avresti visto. Uno si è mosso di loro, adesso guardi la loro parte qualcosa dell'occhio cercando di impegnarti un po' di più e li hai visti tutti e due, mentre sei lì che sorseggi il vino. E continuando a farlo, quindi sorseggiando il vino mi dirigo verso di loro. Ok, ti dirigi e andando vicino ti sembra che siano letteralmente due di quelli che effettivamente fanno parte del gruppo di tuo cugino. Appena si avvicini vedi che ti fanno un cenno entrambi. Sarà? No, non mi crociate troppo a salutarmi, ragazzi, anzi. Buongiorno dico buon pomeriggio. Buongiorno dico a lei, che... buongiorno a lei, che problema c'è? Ah, beh, io non posso le... problemi, ma nemmeno noi, che problema c'è? Perché è venuto qua? Che, che serve? Le serve qualcosa? Guarda, Possiamo fare io... qualcosa? No, mi lasci parlare, prego di essere il più diretto previs. possibile. No, noi, nessuno di noi vuole problemi, giusto? No, cioè, nessuno, noi siamo qui a, a goderci questa bellissima giornata. Che problema c'è? No, um, parla, altro... parla quello più magro, quello più grosso, che sembra eh, forse abbia del sangue orchesco, ma non ne sei convinto, perché la pelle è un po' più olivastra, eh, è bello grosso, non sta parlando e guarda in terra. E noti che ha uno spadone dietro bello grosso. Invece l'altro ha un paio di pugnali e, e ogni tanto ci si appoggiavano sopra. Dice Che cosa possiamo fare per lei, Se quello che, che chiede noi al sua totale a disposizione, dici? Perfetto, allora mi risponderete sicuramente a questa semplicissima domanda. Che vengo a porvi: ho ragione di credere mh, che voi stavate seguendo fino a qualche istanto fa eh, la mia amica Amy, un'elfa che fa parte del mio gruppo. Mm. No, non è. E... non è per niente, vero. Non è vero. Non è. Vero, non è no, no, noi, siamo qua, noi siamo qua. Noi siamo qua. da poco, siamo arrivati, volevamo stare qua, tranquilli. Che problema c'è? quindi non cosa? è nemmeno vero che fino a poco tempo fa voi stavate in una sorta di bottega, non ho capito. A assolutamente no, assolutamente, assolutamente no. Se cose. Quindi possiamo... No, perché è, è bizzarro come effettivamente io uh, sono uscito uh, dalla locanda eh, con l'intento proprio di vedere se c'era qualcuno, qualche... Com'è che vi chiamate voi? Qualche scagnozzo di mio cugino Vito? Voi siete le seguaie che siete... Sono io, sì, sì, sì. Eh. Vostro cugino, noi siamo amici che tengono carissima alla vita del cugino vostro. Che problema c'è? Fammi anche vedere quello che ho. Percepire intenzioni, sens motive. Io, io non ce l'ho perché per questo fatto non ce l'ho, ma io voglio provare... Puoi a tirare, tirare comunque percepire in intenzioni. Puoi tirare, sì. No, percepire intenzioni puoi comunque tirarlo anche se non sei ah, addestrato. Ok. Puoi fare tutte le cose okay, no, 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 come perfetto, al solito. Allora. Percepire intenzioni, voglio capire se mentono o meno, effettivamente, ovviamente, che anche eh. se io so... O perlomeno, credo, con fermezza che stiano mentendo, voglio sapere se magari me lo dimostrano anche loro, con... non so. Con quello che dicono e fanno. Con quello che dicono. No, non ti sembra. Guarda, allora, facciamo una roba. Diciamo che ci siamo trovati qua per caso, ok? Perché poi è quello che è successo, vero? Per caso, noi passeggiamo per tenere comunque che le strade della città dove vive il nostro carissimo amico baciamo le mani, vedo con Leone, il cugino che ci, ci aiuta sempre. Noi cerchiamo di far sì che tutto sia al sicuro, sempre. Sempre eh, perfetto. Se, se cosa perfetto. Mi... E qua vi assicuro che non c'è nulla di cui temere: qui la zona è al sicuro, anzi ci sono io che eh, posso confermarmelo. Quindi vi chiedo e vi sotto magari a controllare laddove magari qualche zona potrebbe essere meno sicura. Non si preoccupi, Se Albert... Albert, posso chiamarti? Ti devo dare del tuo, me lo dici tu. Me lo dici tu. Chiamami pure Sir Albert. Sir Albert, perfetto. Minchia. Devo capire che noi... E magari utilizzando un linguaggio consono. Chiaramente il futuro re con tutto il mio, mio ossequioso servizio che ci posso dare. Devo capire una cosa lì. Noi dobbiamo controllare che tutto sia dove deve stare. Noi non siamo i connuti che... Non siamo vedosi, connuti niente. Ma tranquilli, controlliamo. Tanti di noi stanno dappertutto che deve controllare. Gli amici devono che stare voi... al sicuro. Eh, che sì, sì, sì. E immagino che voi fate questa opera di controllo, uh, e ovviamente non avete nulla in cambio. Cioè, voi controllate. Per la sicurezza che... è il no? nostro, la sicurezza è fondamentale. Non che voi controlliate, magari perché seguite delle persone, oppure andate a controllare che magari un'attività uh, stia facendo quello che deve fare senza averne nulla in cambio, giustamente, vero? La sicurezza è la nostra la prima pensiero, la, no la sicurezza. Le guardie possono fare il loro lavoro, ma non ce ne sono mai abbastanza. Guardi, ora facciamo una roba senza essere troppo volgari o meno. Io ora vi saluterò come è giusto fare. e Rientrerò dai miei amici eh, nella, nella locanda. Ah, era qui nella locanda? Non, ah, oh, sì, 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 non era ah. proprio più davanti avanti eh, che vi ho visto. E il sono in ovviamente... Il caso vuole: <ride> il caso vuole. Ah, mi Sarebbe piacevole se sì, eh, quando usciremo. Eh evitare il vostro contatto è possibile far questo sì, immagino che ci siano problemi addirittura, probleme. che sembra che non ce l'abbiamo che problema c'ha con noi contatto non l'ho manco toccato eh, Sir Albert se mi posso permettere lei sta un po' esagerando perché diciamo contatto. No, effettivamente lei non si può permettere non mi posso permettere no. la mia levatura, mio padre è solo un umile conte io non conto una bene amata Vabbè, non lo dico perché so che ci dà fastidio. Io non e questo nulla. lo apprezzo. Il, contro... il, il fatto di essere meno elevato. Assolutamente. Il fatto di essere meno elevato. Non ti porta a mentirmi. È, è corretto Assolutamente. Questo. E poi vorrei anche capire come mai il tuo amico è lì impalato e sta zitto. Non lui lui non parla molto. Vuoi parlare con lei? Vuoi parlare? Crut. Parla, signore. Crut. Che c'è? conferma la versione qua de... uh. del Meno Elevato, che non sa il nome. Voi sì. state qua per assicurarvi che in giro non ci siano problemi. Sì. Giusto, Groot? E io che pensavo che è invece voi portate i problemi. No. 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 Beh, è divertente parlare con te, eh. Pala, è una persona di poche parole. È una persona... Sera Albert... Sera Albert... È una persona di poche parole. Lui fa il suo lavoro, lui fa quello che deve fare. Ognuno è fatto a modo suo. Il contatto non ce l'avremo. Questa non si preoccupi. So che lei forse c'è un po'. Come si dice? Lo schifo di co toccarsi con le persone, ma con noi non c'è nessun problema. Niente. Prego, può tornare è finito nel frattempo, eh? Bicchiere l'ho finito. Sì, sì, c'è finito può, può andare libero, non è nessun problema. Può andare libero, giusto, Grout? Sì. Eh, eh, visto, pure lui. Siamo ah, qui. L'ha detto anche Cruz, del resto, vero? Perché... Per, passare, per passare il giorno. Giusto, Crut, per bene. passare la giornata. dirà, dirà di sì, direi di sì, dirà di sì, sì. Crut, sì. Va bene. Uh... Nessun problema, no. serà Albert. Sarebbe bello dire che è stato un piacere scambiare due chiacchiere con voi. Del resto, ragazzi, sapete che sono tremendamente schietto. Non lo è stato. Eh, non lo è stato. Lo è Assolutamente. Stato. domani, ma questa volta non è stato. Io torno dai ragazzi. Prego, 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 prego. Alla prossima. Quando volerei al suo servizio. Giusto così. Okay, appunto <ride> alla prossima. alla prossima. Mi rientro. Prima di rientrare? Sì. Prima di rientrare nella locanda, do un ultimo, quindi ti chiedo se posso di nuovo lanciare la su percezione un'ultima occhiata mm -hmm. per vedere se sono ancora là, se stanno parlando, se si sono mossi. Certo. Ok. Tira. Okay. Non sono più là. Ok. Ok, rientro. E torno al tavolo. Ok. Sei lì... Eh, voi vedete... Dopo di... Pochi minuti di... e carteni, vedete che rientro. Sì. Non, non avete, avete solo sì, parlato un pochino, abbiamo, ma è, niente che... di che. Più o meno. No. Mm -hmm. Ehi, Albert, quindi... Come sì, erano... no, un'ultima domanda a Eli: Eli, posso chiederti cortesemente eh, qualora ovviamente tu li abbia visti le stazze di questi due tipi che tu dici di aver incontrato? Cioè, nel senso, erano grossi, erano maghi, erano, erano robusti, erano alti, erano bassi. Come com erano? Com erano? Eh, com erano? Ti, fammi dire su memoria. Comunque, non è difficile. Eh, vabbè, ho schiacciato due volte. Prendo il primo. 17. Beh, erano due moltissimi tra di loro. Saranno stati alti più o meno come Eckhart. Eh, Tutti e due abbastanza magri. Hai notato no. dalla tua memoria uno aveva eh, un pugnale probabilmente eh, che gli si vedeva oltre al mantello. L'altro non sembrava avesse armi. Ed era quello un po' più magro. Ma erano... Ma guarda, erano due più o meno di altezza di Eckhart, abbastanza magri, e mi ricordo che uno di loro aveva un pugnale. Ok, guarda, ora non so se effettivamente... Allora ragazzi, uscendo, ho evidentemente incontrato due dei, dei, dei ragazzi... Ma ah, dei... li hai incontrati no. Sì, allora, non so effettivamente se erano loro, ma mi ti dico una cosa, loro ragazzi mm. sono tanti, cioè non è che ce ne sanno due e basta, loro sono son ovunque, sono... Loro dicono di difendere, di proteggere le persone. Io, ragazzi, vi dico con schiettezza, senza turbamenti, che loro invece sono praticamente, eh, o perlomeno vogliono controllare tutto e tutti. Quindi, ehm, evidentemente, con me non si possono esporre troppo. Però, dovremo, dovete stare molto lungimiranti, dovete guardarvi bene le spalle perché non sono persone per bene. Ora. Magari le due persone che ho incontrato sono distinte da quelle che ho incontrato te, ma sicuramente fanno parte della stessa banda, che è la banda di mio mm. cugino. Ho cercato di capire qualcosa, ma tanto che devi capire, loro vogliono il controllo su tutto. Vi posso sì, dire... Però non credo che si mettano a seguire ogni persona in questa città. Naturalmente, Annie. ma infatti, come ti ripeto, e come era così infatti il mio giudizio iniziale, loro ti stavano seguendo per secondi fini. Non voglio in alcun modo eh, traumatizzati o farti impaurire ma molto probabilmente eh, ti stavano seguendo per un fine che attualmente per me è abbastanza oscuro, ma che potrebbe essere un fine di certo non bello per te e non positivo. Quello che posso dirvi è che finché sarete con me, io farò di tutto per la vostra protezione. però in questo momento, purtroppo, non posso fare a meno di pensare ad Alexander, eh, lì da solo, fuori, con la banda di mio cugino. Praticamente, sta sbagliato ovunque. E onestamente, ragazzi, ho un brutto presagio. Ma se, sono, se sono in due, non penso che potevano no, no, fare cara, qualcosa. No, non mi sembravano no, mai. Mi, mio cugino Vito Corleone. Vi, ve lo vengo a ricordare, così iniziato da prendere bene il suo nome. Non ha due persone, la sua banda è fatta da molte persone che sono ovunque in controllo per l'appunto la città. E tu ne hai incontrati due che magari ti vengo a ripetere. Sono due distinti da quelli che ho incontrato io. Mm. Alexander potrebbe incontrarmi degli altri. E ripeto ancora, eh... non so cosa fare. Dove poteva andare, Alexander? È per te un'idea. È... Ti ha detto qualcosa? La città forse. è grossa, eh. la città. È grande. Anche tu. Mi hai detto che sei uscita per incontrarlo. Eppure non ci sei riuscita. Vero? La città no, no, non ho idea dove è andata. Alto un attimo, Alexander. Tu che stai correndo? Fammi un tiro su Vigore Riesce a tenere un buon passo, anche l'armatura pesante, lo scudo così comunque tieni un buon passo. Hai notato più di una volta, tra l'altro, eh, più di, di una coppia che ti comincia a seguire di tizi in nero. Forse ne hai visti addirittura 4 o 6. Girano in coppie di 2, non ce ne sono pochi. E più tu incalzi, più sembra che te ne spuntino vicine. In quella zona dove sei adesso dell'anello dell medio, manca ancora un bel po' prima delle mura dell'anello centrale. E di fronte a te ci sono proprio quattro di quei tizi in una strada che ti stanno sbarrando la strada. Sono, tutti i vestiti sono tanti, è strano. Mi sbarrano la strada? Ti stanno, te la sbarrano, sono proprio davanti a te. Mi fermo. Signore, tutto a posto! E che problema c'è? Qualche... ho visto che sta correndo, noi siamo Amici delle guardie e quindi non c'è bisogno di... di gridare al lupo al lupo, aiuto, aiuto, eh. Tutto bene, signore. Nessuno sta gridando al lupo al lupo. Sono... Mi sto affrettando per tornare dai miei compagni. Ah, certo, ma mi, mi lascio in carico che l'accompagno io. Mi lasci in carico che l'accompagno io. Ma non, non c'è nessun bisogno che mi accompagni, non si preoccupi. Venga, venga, venga con me. Ti guardi indietro e ce ne sono altri quattro che ti, che ti si avvicinano. Venga, 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 venga con me, venga, venga. La portiamo, la portiamo un attimo. La portiamo noi. Dove deve andare? Cerica, dove sta andando? Sto tornando dai miei compagni da Sir, oh, dove, dove? da Sir Cosgrave. Ah, bene, 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 meglio, 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 bene. Ma venga con noi, dove, ci dica dove, dove Ma sta andando. che lei lo conosce? Ah, chi non conosce Sir Cosgrave? Chi? Stai parlando, chi è? Stai, è parlando, stai parlando del re? Stai parlando del fratello? Stai parlando del figlio del fratello? Di, di chi parla? Stai no, parlando no? di Albert. Eh. Ah, L il rampollo, il futuro re. Mm. Vedi che si avvicinano altri due dietro di te, tu guardi dietro, tipo ce ne hai sei dietro e quattro davanti. Di questi ti, uh. ti stanno circondando e praticamente tutta la gente che c'era all'intorno è scomparsa. Non c'è più nessuno lì Sei da solo. Perché mi state circondando? Ma no, ma... <coughs> per protezione, per protezione. Ci segua. Ci segua che la portiamo dove deve andare. Ci dica dove deve andare. Non faccia movimenti pericolosi. Non li faccia, non li faccia. Non li faccia. devo andare alla locanda del cerbiatto d'argento. Ah, ma è una delle mie preferite. La conosco benissimo. Bravissimo quello che ci sta dentro. Come si chiama il Mezzorco, quel... quel come si chiama? Galtrak. Lo conosco, un amico mio. Oh, quanto tempo. Dai. Vieni con noi, Vieni, ti portiamo noi. Vieni da questa parte. Yeah. Dove, dove stanno vedi che cordo. due dietro ti, ti spingono con un po' più di, di vigore ti, ti, ti portano praticamente in un vicolo ok da questa parte facciamo prima tagliamo un paio di stradocole non si preoccupi lei chi quanti, è? quanti sono più o meno? adesso ce ne sono 8 dietro e 4 davanti 12 sono 12 persone che ti stanno addosso non c'è nessun problema posso tirare per eccezione per vedere se Vedo una via di fuga dove potrei correre, dove potrei. Beh, in realtà sì. Cioè, lui ti sta portando in un vicolo C'è una strada a destra. Cioè, immaginati di essere in un incrocio. C'è una strada che va verso destra. La strada che stai facendo che va dritta, dove la gente che c'era lì a un certo punto, non lo so, è andata. Alcune finestre si sono sbarrate. Non è... Non lo sai. Comunque non è una zona povera, è una zona dove si sta abbastanza bene. E praticamente ti sta tirando in un vicolo che non, dove non sei mai stato... Sono, prima. sono armati? Tutti quanti. Non ce n'è uno che non vedi che non ha un'arma. No, uno sì. Uno in realtà non ti sembra. L'hai guardato un po' tutti anche quelli dietro. Hanno delle armature come sono vestiti. Tutte armature di cuoio, tra una cosa e l'altra, sembrano armature leggere ma di, di buona fattura. Sono tutti vestiti di nero con cappucci neri. Come tra l'altro identici al vestito che ti viene in mente che va addosso Vito e le tre guardie che va lì dietro. Identici sembrano quasi c'è cioè chi è più grosso più alto ti sembra di vedere un elfo eh, non vedi neanche né un nano né un ognomo uno forse dalla stazza è un mezzorco ma il cappuccio non l'hai ancora visto vieni vieni da questa parte come ti chiami tra l'altro qual è il tuo nome seguimi non ti io, preoccupare io, io mi, mi fermo dico io adesso vado alla locanda no 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 ti ci portiamo sì. noi alla locanda ti ci portiamo noi alla locanda Beh, Va bene. io vado alla locanda. Senti qualcosa che ti tocca da dietro. Tirami su potere mentale. Senti anche delle parole. C'è qualcosa di veramente forte che sembra entrarti nella mente e svieni lì. Sul posto, per terra, è più forte del tuo controllo, non ti eri preparato, ti sembra di essere stordito per un attimo, riesci a mantenere gli occhi aperti e vedi proprio lui che ti si avvicina, dici delle parole che non capisci: E eh, bravo Alexander, bravo, PAM! E svieni. Ma scopriremo nella prossima sessione come andrà avanti la nostra o la loro avventura. E voi siete pronti? Beh, speriamo.